Barbara e affrontiamo insieme un po' il divenire delle cose. Che è un termine che utilizzo pochissimo, però cose con una C grande, maggiuscola, cioè le cose che comprendono il mondo in tutte le sue, e la vita soprattutto in tutte le sue manifestazioni. E oggi in particolare affronteremo non solo gli aspetti legali, parleremo anche di leggi, ne parlerà più Barbara, in verità. Ciao Anita, buongiorno Anita, ben ritrovata Barbara. Come abbiamo fatto, grazie per essere presenti, mi suggeriva Barbara, magari cercherò di fare una sintesi, di aprire questo nostro incontro con un testo che a suo modo riesce a concentrare in maniera piuttosto chiara che cosa non è accaduto, cosa sta accadendo in realtà. È opportuno leggere molto da parecchio tempo, da diversi anni. Questo testo poi lo faremo girare, magari non abbiamo avuto il tempo di fare molti fotocopi. Durante poi l'incontro magari potete dare un occhio. E l'assunto di partenza di questo testo è che l'Italia non sia una repubblica ma una corporation privata dal 1933. Ora, ci siamo dovuti confrontare un po' tutti, e non solo negli ultimi anni, con quanto sta accadendo e come si sta evolvendo da una parte e evolvendo dall'altra la vita di tutti noi, lavorativamente, professionalmente, ma soprattutto umanamente, socialmente, antropologicamente e ideologicamente. Difatti, cita il testo, il Dan and Ben Street, che è una società americana leader dell'informazione e bla 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 bla, dimostra che tutto l'apparato istituzionale italiano è privato. E quindi governo della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, regioni anche autonome, tribunali, procure, tutti gli apparati destinati alla tassazione del popolo sono da dichiararsi illegittimi e anticostituzionali. Sono altresì da tenersi invariate tutte le trascorse elezioni e quelle future, che rappresentano la delega alle politiche sociali dei cittadini a una corporation privata e non a parlamentari della Repubblica Italiana. A ulteriore conferma di queste asserzioni ci ha fatto che il VUE, l'Unione Europea, non è stata eletta dal popolo, ma nonostante ciò decide le politiche sociali degli Stati europei, mentre il Parlamento europeo non ha alcuna facoltà decisionale. Questo, oltre a essere citato nel testo presente, era fonte di argomentazione da parte di una grandissima donna che ha lasciato una traccia indelebile, anche se poco promossa a livello mediatico, che fu Ida Magni. E la signora Ida Magni, in realtà, ben poco dopo la non nascita, diciamo, di questa, non è un'istituzione, di questa realtà che chiamavano Unione Europea, affrontava l'argomento legale e giuridico che atteneva all'Europa, un'Europa che non aveva, ma lo diceva già lei, probabilmente avevo già le carte in mano, un'Europa che non aveva uno statuto, che non aveva un atto costitutivo, dunque in qualche modo autodeterminatasi. Ma il, come dire, parlo da giornalista, quindi molto super partes, e oggi sono qui in questa veste, non né di sostenitore né di detrattore, che cercherò di avere, Barbara lo sa, cioè di apportare una presenza neutrale il più possibile, perché la verità il più possibile emerga, per quanto sia convinta che la verità non abbia bisogno di testimonianze, ma che si testimoni un po' da sé, e che poi ciascuno di noi
possa alimentarla e curarla tutti i materiali, quindi insomma ce l'abbiamo tutti dentro casa. Volendo possiamo aiutarla a germogliare, altrimenti possiamo anche decidere di sradicarla, estirparla, buttare il germoglio e anche il vaso tutta la terra. È una decisione nostra. La piantina è a disposizione di tutti. Quindi insomma, per tornare ai Damani, stava percorrendo una strada sicuramente impervia, poco ascoltata. Però un sospetto, forse, ce lo siamo un po'... di fronte a questo sospetto abbiamo un po' fatto il conto anche noi. Perché? Perché nacque prima ancora di una realtà politica, in Europa nacque una moneta. E quindi già era appariva come una struttura evidente non poter parlare di Stati Uniti d'Europa, che è sicuramente il progetto alla nascita, diciamo il embrione, come opposto agli Stati Uniti d'America. L'idea iniziale era questa, ma prima di mettere mano all'aspetto finanziario, quindi alla creazione di una moneta unica, si sarebbe dovuto, come accade negli Stati Uniti, creare uno Stato, o comunque una confederazione di Stati. E questo non è avvenuto, per quanto ci riguarda. Quindi noi siamo rimasti cittadini europei, sì, perché geograficamente l'Europa è un continente, e come l'Italia di appartiene alla Francia, alla Spagna, adesso stiamo qui a fare la lezione di geografia perché non ce ne sono. Dunque, questo era solo per dare intanto un tributo alla signora Martin, è stata un faro di illuminazione sullo stato della politica internazionale. Anche la BCE, che stampa l'euro addebitandolo al popolo invece che accreditarlo, è una SPA privata che decide come, dove, quando mettere in ginocchio le nazioni e sarebbe appropriata della sovranità monetaria, che non si abbia più una sovranità monetaria, senza dare un giudizio personale, sia un posto per tutti. Prima degli accordi di Bretton Woods, le banche degli stati dovevano avere una quantità di oro che si pari al denaro che stampavano, la famosa riserva ampia. Succedeva però che esse stampassero più denaro rispetto al controvalore in oro che possedevano. Perciò nel 1944 si decise che solamente il dollaro avrebbe dovuto avere la controvertibilità in oro e le altre monete, parla di monete, le valute, potessero essere scambiate con il dollaro che faceva da garante. Gli Stati Uniti invece stamparono quasi 90 miliardi di dollari, creando un'inflazione globale senza avere il controllo. Così, quando la Francia e altri stati restituirono i dollari all'America, chiedendo il cambio loro, costrinsero il presidente Nixon, il famoso 15 agosto, tutti ricordiamo, del 1971, a far cadere la convertibilità del dollaro con l'oro, facendo sì che la moneta perdesse il suo effettivo valore che divenne così indotto dalla nostra volontà a essere accettato come strumento di scambio per beni e servizi. Ora, nel 71 il nostro debito pubblico era di circa 16 miliardi e rotti, 145 milioni di euro, quindi già lo definisce nero questo posto. Ma quell'ente di diritto pubblico a maggioranza pubblica, cioè dello Stato, che poteva stampare così la moneta a suo piacimento, ripagando in questo modo i debiti che contraeva, in realtà non esiste più. La Banca d'Italia non esiste più. Nel 1981 il debito pubblico passò a 142 miliardi. Ma lo Stato aveva sempre un debito con se stesso e poteva stampare moneta e ripagarlo in ogni momento. A maggio il ministro del tesoro Andreatta e il governatore della Banca d'Italia Cianfi tolsero l'obbligo della Banca d'Italia di acquistare tutti i titoli di Stato che venivano emessi e quindi di finanziare il debito pubblico, e passò così, immagina, in soli 10 anni da 142 miliardi
a ben 850 miliardi di debiti, questa volta reale, questa volta debitoriale, quanto contratto verso altri istituti bancari privati. A questo punto avviene un altro tradimento verso il popolo e in barba alla Costituzione italiana, inizia la cessione a enti privati delle quote di Banca d'Italia, che verrà forzatamente legalizzata grazie al fallimento di Tonici, verificatosi nel 1998 con la legge 35-35, dal ministro del tesoro Guido Carli, ex governatore della banca in questione. Quando si dice il caso, questo è un commento del caso. Nel 92 solo il 5% delle quote di Banca d'Italia è rimasto di proprietà dello Stato, 5%. Mentre il restante 95% era andato in mano alle banche private che avevano acquistato principali gruppi bancari, quali Covid, Credito Italiano, Banco di Roma, che poi divenne Banca di Roma, che poi Unicredit, e poi la storia arriva oggi della società, che le garantivano una maggioranza pubblica. Gli acquirenti autorizzati a comprare titoli di Stato erano anche banche commerciali primarie e istituzioni finanziarie private, quali IMI, Monte dei Paschi, Unicredit, Goldman Sachs, Merrill Lynch. Il gioco è fatto. In pochi anni il debito a oggi ha toccato i 2.100 miliardi di euro. Mi fermerei qui per non dedicare e anche per dare il là. Direi che potrebbe cominciare da questo passaggio, da questo passaggio. Direi. Grazie. Allora, Barbara, intanto buongiorno a tutti. Allora, Barbara queste informazioni stranamente ce le ha da qualche anno, perché non è da adesso che conosco la modalità sistemica, che lei ha preso un aspetto, come sapete, un argomento, qui poi l'aspetto si è allargato, è già partito un po' su tutti gli ambiti. Ora, l'oro dietro alla moneta, alla valuta, quindi è il controvalore, così no? Lo definiamo, il controvalore della valuta. In realtà, se andiamo all'origine, il controvalore della valuta è l'uomo che lo tiene in mano, lo so, è l'uomo che lavora, impegna la propria vita e il proprio tempo per pagare tutto quello di cui hai parlato, perché in realtà è debito pubblico. Hai parlato di banche, hai parlato di governi, hai parlato di accordi, hai parlato di Nixon piuttosto che, ma il popolo, tutto questo è quello che paga, tutto questo. Come lo paga? Con l'impegno, con il lavoro, con... Ora c'è, qui partiamo dal primo capo. In realtà l'oro non è mai stato veramente il controvalore della valuta, ma tolto l'oro, chi c'era dietro a quella valuta? Sempre quelli che lavoravano, che pagavano, che gestivano e che finanziavano tasse, contrattasse, uomo. Quindi, perché lì è proprio l'uomo, no? E infatti è l'uomo il valore assoluto. Dentro la Security Exchange Commission di... Anche detta SEC. Esatto. Che rappresenta un consum internazionale e quindi la possibilità degli stati, dei governi di scambiare attività, merci, quanto attenga a tutte le possibili attività nelle quali è previsto un passaggio in denaro. Grazie. Lì dentro quel contenitore dove confliscono non solo le banche o piuttosto le aziende di diritto privato, ma gli stati, 194 stati, siamo arrivati al massimo della sua capienza, 194 stati. Lì dentro si parla di capitale umano, voglio dire, non è neanche una parola che è tanto sconosciuta, no? Capitale umano, di solito si parla di risorse umane, ma in realtà il capitale umano è questo. Ci sono dei titoli che si chiamano White Spiritual Glory, attenzione però, Wonder Spiritual Glory, cioè cosa sono questi titoli? Sono il valore umano
transato sul mercato internazionale per la compravendita di cosa? Di quei titoli che poi permettono alle banche di tenere in mano gli stati. In fondo l'uomo delle banche, lo abbiamo sentito dire tante volte, chi è l'uomo delle banche? Colui che in uno stato, di solito è il capo del governo, di solito è il presidente del consiglio, attua nello stato le direttive del sistema World Bank, così si chiama. Ora, Banca Mondiale, il World Bank è un circuito bancario all'interno del quale non si può accedere a meno che all'interno della banca non ci sia un consiglio di amministrazione. Lo chiamo diffuso, nel senso che i nomini di consigli di amministrazione sono intercambiati, sono lì, poi sono là, poi sono qua, c'è conflitto di interesse diventa il quale quotidiano. Ma perché l'uomo, che è il valore, allora sta tutta la vita a pagare un debito che non ha contratto? Perché tra l'altro è chiaro che è stato anche ridotto. Perché in realtà, e qui arriviamo al nocciolo un po' del messaggio, in realtà la legge naturale, la legge che dimostra che Dio esiste, cioè quella legge che dimostra che ci ho creato, ok? E quindi una natura che si auto-alimenta, che si auto-gestisce, che in autonomia fluisce come vita, è stata, diciamo, soppiantata, quindi abusata da un diritto che oggi potremmo chiamare Uniform Commercial Code, UCC, che sta esattamente la legge, la norma che regolamenta tutta la Security Exchange Commission e che deriva dalla Common Law e che ha dato origine figliando alla Civil Law, quindi è un'unica legge. Attenzione, non c'è una distinzione, c'è una distinzione nella modalità di ordinamento giuridico, chi fonda tutto su la consuetudine, la Common Law, e chi fonda tutto su diritto romano, diritto canonico. Ma nella realtà UCC regolamenta tutti gli stati che sono all'interno. Quindi questo diritto, che è il diritto del commercio, che deriva anche da quel diritto dell'ammiragliato che ora ultimamente sentiamo nominare molto spesso, che deriva dal Mare Nostrum romano, che deriva dai Fenici, che deriva da chi sta quale l'uomo, perché è un diritto dell'ammiragliato, un diritto delle navi, del commercio. Ora, fare una comparazione col diritto dell'ammiragliato è molto interessante anche ai giorni nostri, caramente, tu sai che abbiamo fatto di chiacchierate di questo tipo. Perché è interessante? Perché noi oggi usiamo tantissimi termini di questo diritto. Navighiamo in rete. Sì? Tutte le frasi, le parole, la maggior parte delle parole commerciali anglosassoni terminano con ship, relationship, partnership. Perché questa parola è così presente? Così come è interessante notare che quando entro in chiesa mi trovo in una navata. Interessante. Perché? Perché lì partiamo, dovremmo partire da Bonifacio VIII, dalle bolle papali, da una santa megresia e via via a tutta una serie di azioni. Sono state diverse, no? Le tre bolle papali che conoscono un po' tutti hanno avuto dei seguiti. Per esempio Papa Paolo III, Farnese, con la bolla che ha istituito il battesimo, con quelli che sono gli studi che stiamo portando avanti con gli alloi, e quindi con la consegna delle terre dei feudatari, e con i registri delle sagrestie, che sapevano perfettamente dove eri, quando eri e come eri, per arrivare poi al 34, come hai nominato tu, al 34, all'istituzione della Italy Republic of, a firma Jung, nostro ministro del tesoro, attraverso il dicastero delle corporazioni di Mussolini,
con l'istituzione di questa società che vede beneficiaria del trust. Il Ministero dell'Economia e Finanze, oggi così chiamato, il Ministero del Tesoro, che oggi sarebbe interessante andare a guardare, governa praticamente non solo l'economia e finanze, ma anche le nostre tessere sanitarie. Sono diventate tessere sanitarie. Ci siamo accorti che il codice di scala è diventato la tessera sanitaria. È una tesserina che contiene entrambe le cose. Prima il codice fiscale era verde, lo ricordo, per cartaceo, verde, e poi unito alla tessera sanitaria. E questo era propedeutico per digitale, quello che è in comunicazione. Posso intanto fare una domanda? Quindi i grandi partner, no, e sono le possibilità. No, tra l'altro oggi sono un po' la portavoce anche di quanto ho ascoltato attorno a me in questi 3 anni, e quindi faccio le leggi anche di chi, magari non è di oggi, che ha posto delle non dico dei dubbi e delle criticità, però ha manifestato delle curiosità che potrebbero soddisfare. Per esempio, qualcuno potrebbe dire: hai parlato del battesimo, no? E qualcuno potrebbe dire: beh, prendo il battesimo, parla anche Giovanni, no? E quindi torniamo indietro a molto prima della manifestazione di quelle strutture che poi hanno inciso in maniera preponderante sulla vita, diciamo, degli umani, degli uomini e delle donne. Ecco, cosa rispondi? Perché si è parlato di battesimo come istituzione, perché poi è legato alla nascita, alla certificata di nascita, eccetera. Però se si torna indietro, il battesimo nella sua accensione spirituale, non solo accensione spirituale, quindi nella sua radice primaria, è un'altra cosa. Ah, sì, ma non mi risulta che ci sia stata un'istituzione in un registro di quella. Semmai c'è stato un riportare la notizia su un libro, il più famoso libro del mondo, che si chiama La Bibbia. Ma nessuno ha scritto questo, perché era un'istituzione, era un lavare, no? Un emergere, guarda caso, però dalle acque. E attenzione, perché simbolicamente è molto interessante. Grazie di questa domanda, perché approfondiamo. Noi, chi è autodeterminato un po', questa frase la sa, per chi non è autodeterminato, e poi magari parleremo anche dell'autodeterminazione, se piacere, chi non è autodeterminato gli dice: che vuol dire ritornare dalle acque? Ecco, da quel diritto dell'ammiragliato. Perché nel momento in cui parliamo di diritto dell'ammiragliato, non parliamo di commercio, non parliamo di uomini e donne vivi, ma parliamo di merci, codice fiscale. Posso? Certo, tesoro. Quando feci presente a una persona di famiglia, tra l'altro, questo aspetto, mi fu consegnato in risposta uno stampato, un testo tratto da l'enciclopedia online, della quale non voglio neanche fare il nome, che abbiamo tutti capito qual è, mostrando una certa autorevolezza, che era ovvio che l'Italia come Repubblica, così come tanti altri stati del mondo, stati indipendenti, sono iscritti alla Sacra Washington, perché mi fu fatto notare, sottolineato, che ovvio nel momento in cui uno Stato ha bisogno di relazionarsi con altri Stati e quindi mettere mano anche alle tue attività di portafoglio, no? Per transazioni, per prestiti, diciamo, ma anche semplicemente per l'acquisto di merci, per far funzionare il mercato europeo, internazionale, senza un'iscrizione a una camera di commercio, queste operazioni non sarebbero possibili. Cosa rispondi? Rispondo che perfetto, non fa una piega, quindi darei ragione a chi me lo dice. Il problema non è tanto il fatto di transare le merci, è che quale merci
si transano da dentro. Perché se fosse. E questo è per le pagine 2, diciamo. Esatto, se fosse la carta assorbente piuttosto che le matite, piuttosto che i titoli di Stato, che sono sempre legati a quel debito, però attenzione. Quindi sempre una truffa a monte, se fosse questo, ti direi che forse, sempre con una trasparenza però, perché io non credo che gli italiani sappiano che l'Italia è anche, nel caso in cui dici tu, un'azienda di diritto privato. Dov'è il problema? No, perché l'italiano crede, suppone, ritiene che quell'iscrizione che transa e quindi si occupa dell'aspetto commerciale, che è ovvio che sia, non abbia nulla a che fare con transazioni di altro tipo, con commerci di altro tipo. Poi magari gli va fatto notare che nel suo rapporto con ciascuno di noi, lo Stato, che è questa entità abbastanza effimera, perché lo Stato si è sempre detto, ci viene insegnato anche da bambini, chi è lo Stato? Non c'è un signore che si chiama Stato, c'è una comunità, e quindi ci veniva risposto lo Stato siamo noi. Però mentre è che ne so, nelle 20 e 10, 14, no? Il famoso Raspail, che diceva le tasse noi, quindi lui si attribuiva l'essere Stato, perché prendeva le decisioni, perché era monarchia, perché era il rappresentante di quella monarchia. Oggi è un po' più difficile dire che lo Stato siamo noi, a meno che ciascuno di noi, credo, questa è una mia riflessione personale, non senta di essere rappresentante di Stato. E ovviamente deve essere un livello di... c'è una parola che sto per dire, ma sono arrivata quasi a non sopportarla più, che la consapevolezza. Deve avere questo stato di conoscersi, perché oramai c'è stato un linguaggio dritto che è stato centrifugato da 3 anni a questa parte e che ha dei must, cioè ha dei riferimenti precisi che sono la crescita, la rivoluzione, la spiritualità, l'anima, la coscienza, la consapevolezza, e che non se ne può anche più. Quindi sforziamoci, ti dico anche per te, di trovare dei sinonimi, andiamoceli a cercare, utilizziamo delle frasi figurate, chiamiamo in aiuto, non so, i disegni, gli argomenti diversi per rappresentare quegli stessi contenuti, perché su queste parole c'è stato un nucleo che non finisce più, e quindi siamo anche un po' arrivati, diciamo, almeno personalmente, alla saturazione. Però la conoscenza è importante, quindi la questione legata allo Stato, chi è lo Stato, dov'è lo Stato, chi l'ha visto? Andiamoci, mi posso rispondere la TV nazionale, terzo luna. Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Allora lo Stato non lo puoi vedere, perché in realtà lo Stato è un popolo, quindi in realtà è comunque un territorio che in realtà è dove poni i piedi, territorio di terra, e in realtà un culto che è stato capito con un ordinamento giuridico. In questo uno Stato che ben conosciamo adesso, magari non so se è il caso di Milano, che cerca da tempo in tempo la sua terra, si definisce Stato per questo. Quando eravamo ragazzi la capivamo non in maniera chiara questa pagina di storia. Che cos'è questo Stato che cerca la sua terra? Perché lo Stato non è la nazione, e la nazione non è... Diciamo che tra popolo e popolazione ci sarebbe un po' di differenza, nel senso che la popolazione potrebbe essere il sostantivo, diciamo, tendenzialmente non dispregiativo, però che non riattribuisce il giusto valore a quello che invece può avere il popolo. Popolazione poi è stato un altro di quei termini che ha piano piano sostituito nel linguaggio comune il termine popolo. Il popolo si è perso, forse l'ha sostituita la ragione d'uta, cioè c'è un motivo per cui piano piano
il linguaggio si è rarefatto, si è trasformato, si è alterato, perché secondo la finestra di Overton, che insomma di memoria ci riporta anche a quella orwelliana, viene somministrata a gocce diciamo, la modifica di una realtà perché venga percepita in maniera chiara, senza troppi scossoni, e quindi piano piano metabolizzata, senza traumi, senza shock. Ma questo accettata è dato un consenso. È dato un consenso, ma è un processo che deve necessariamente essere lento e quasi apparentemente armonico. Non si può da un giorno all'altro dire alla gente: no, guarda, non era nero, era bianco. Allora si passa dal nero al grigio, alla sfumatura, poi magari dopo 100 anni diventa bianco. Noi oggi, noi in deserto, insomma, diciamo, una buona parte della popolazione mondiale è arrivata ad accettare delle condizioni per stare al mondo, che è un po' osare dire condizioni di vita, perché con la vita hanno poco a che fare forse, però delle condizioni per stare al mondo che non sono condizioni umane, non lo sono, eppure sono state accettate. Ma come mai? Come è potuto succedere? È successo perché il cambiamento è stato non solo lento, è stato somministrato attraverso i canali furbi. I canali che sono riusciti senza che molti se ne accorgessero, molto se ne è accorto, riconosce i canali, o riconosce i linguaggi attraverso cui i canali possono veicolare parole, frasi, modi di dire. E tutto questo ha lavorato lentamente. Ecco perché anche l'impegno a trasformare le parole, vorrei più che a trasformarle, a recuperare il loro esatto valore. Anche le parole hanno un valore e ce l'hanno profondissimo, possono essere un dono, sono anche un danno, hanno una frequenza, e la frequenza di queste parole non è soltanto quella che contengono delle sillabe messe insieme, ma è anche il modo in cui quelle sillabe vengono pronunciate. E noi possiamo dire, e la fonologia, che è una nuova disciplina ideata dall'amico Paolo Colombo, la fonologia ci viene in aiuto, perché questi signori hanno lavorato molto sulla fonologia. Che cos'è la fonologia? È il suono che diamo, che infondiamo, quindi ergo le frequenze, alle frasi che pronunciamo. Avete fatto caso che in questi anni, soprattutto attraverso i media, quindi si parla di scatola, si parla anche di radio, e cosa è avvenuto? Questo però succedeva già da 20 anni, è sempre la finestra di Overton, perché non si è spalancata, si è aperta un pochino alla volta, prima le chiuse, poi le serrande, poi le feriate, poi la tenda, e per far entrare man mano questi spirali un po' con di luce. E cosa è successo? Che, fateci caso, il linguaggio utilizzato anche in TV contiene un tono rassicurato quasi sempre. Negli ultimi 15-20 anni sono state imparate, già dai tempi di Moro, sono state emesse dei contenuti, sono stati traslati dei contenuti dalla parola che mi metteva all'orecchio che mi ascoltava, con toni rassicuranti. Quando sentiamo alcuni personaggi, evitiamo i nomi, parlare senza scrupolo alcuno e con una calma serafica rassicurante di transumanesimo, di identità digitale, di aberrazioni vere, ma con un tono rassicurante, con un tono
dicendo, guardate, se vediamo tanta roba al giorno, l'organismo ne trae dei benefici. Ecco, la forma fonetica di questo linguaggio è una forma armonica, ma se si comincia a parlare al contenuto di quel linguaggio estromettendo il suono, si resta agghiacciati, cioè io lo dico, mi viene la pelle d'oca. Ci hanno raccontato quello che stava avvenendo e che cosa era programmato per il nostro benessere da decenni, ma ce l'hanno detto sempre nei modi, nei toni e nei tempi che noi avremmo, saremmo stati in grado di recepire e soprattutto fissare dentro di noi, riprogrammandoci continuamente. Quindi è normale, adesso digitale, ma è normale cosa? È normale essere agevolati, è normale avere un telefonino che sicuramente velocizza tante operazioni, è normale avere, come fa, una volta avevamo il fax, avevamo anche il telefono con il filo, anche quello fu l'inizio di una grande comunità. Mille anni fa, che poi bisogna essere vero, non vogliamo aprire, quasi anche un portale spazio-tempo, forse 2000 anni fa c'erano molto prima di noi adesso, magari, ecco. Però pare che sia arrivato come un faro a evitarci un viaggio di 2 giorni in nave o 12 ore in aereo per andare a trovare i parenti delle States. Ma siamo il telefono, una volta che stavamo a dire, perché se ben vi ricordate la durata delle telefonate veniva scandita da un cellulare che cadeva puntualmente in continuazione. Allora, ma è venuto a spostare l'attenzione. Ma sono qua attento perché mi piace molto sentire come naturalmente dal tuo punto di vista, che è un punto di vista di conoscenza profonda di questo ambiente, apporti un contenuto di questo livello, cioè tu che conosci il livello e anche il modo con cui le parole. Esatto, bravo, l'hai detto tu. Non lo volevo dire. Lo volevi dire, l'hai detto. Non volevo dire, lo volevo dire. Sì, lo so, lo volevo dire. Non dici mai niente. Scherzo, no, nulla mai a caso. No, con te mai. E ci stai dando con competenza quello che un po' diciamo un po' tutti, cioè ma qui c'è una programmazione, c'è qualcosa che non va, qualcosa che non funziona, questa programmazione costante, continua, così come in televisione o comunque nelle mass media, chiamiamole così. Poi quando invece un messaggio da passare è terrore, sanno bene come fare uguale. Cioè io mi sono gustata questi ultimi 3 anni con l'allarmismo dei numeri, quando i numeri proprio lì davanti ai nostri occhi non c'erano. Cioè, oh mio Dio, io lo chiamo il bollettino di guerra. Tutti i giorni, mattina, sera, pranzo e cena, c'erano dei numeri agghiaccianti che poi andando a guardare funzionalmente alla popolazione anche italiana, erano sotto la media. Però attenzione, gli stessi numeri agghiaccianti ci sono oggi per motivazioni lontane, diverse, diversissime da quelle di 3 anni fa, non vengono strombazzati, esatto, con la stessa frequenza. Quindi la forza ora dovrebbe essere restituire questi tempi e questa densità di informazione riguardo i numeri, visto che ci hanno fatto molto caso, hanno saputo come utilizzarli miscelando bene le parole, perché poi è stato un connubio, prima senza fidanzamento o matrimonio è andato sicuramente a buon fine, parole e numeri rimescolati al luogo, all'occorrenza, così come serviva che arrivassero, perché certe informazioni venissero fissate, fossero veramente cellulari, essere immesse in vena, giusto per rimanere così in ambito sanitario, sono state veramente somministrate attraverso un ago, cioè una sorta di
sappiamo che risorge la flebo, ecco, grazie, sono stanca, ogni tanto, anzi, di flebo, è stata una flebo. Allora noi dobbiamo utilizzare gli stessi cc, la stessa bottiglia di flebo, semplicemente sostituendo però il contributo. Però la flebo dobbiamo utilizzarla. Invece qual è il problema? Qual è stato il problema degli estranei? Che noi non abbiamo utilizzato la flebo. Ciascuno col proprio aghetto. Ma con l'aghetto non fai una flebo, con l'aghetto fai una punturina, e che anche quello è bello. Ecco, quello davvero mi è scappato, non volevo, della scuola. Tu usi l'ago, è come la stessa differenza che c'è tra una candela, una lampadina e un laser. E il laser è sempre uno, sì, ma fa la legge di 1 milione. Cioè, sono 1 milione di quelle lampadine messe insieme in un fascio unico che è in grado anche di bucare i muri, di bucare le pelle, di bucare. Quello è il concetto del laser. Loro hanno saputo ben utilizzare il concetto del laser, noi no. Noi siamo ancora ciascuno la propria lampadina. Poi, vabbè, questo discorso adesso non lo apro, però anche sulla lampadina si potrebbe lavorare. E magari solo tenerla accesa, ciascuno la propria, però tenerla accesa, ciascuno la propria, perché ora non è più tempo di partire dal laser. Abbiamo visto, è stato un esperimento fallito. Allora ripartiamo dalla lampadina. Possiamo anche ripartire dalla candela, ma tenendola sempre accesa è già qualcosa. Sempre accesa questa lampadina. Dal vincolo, dal singolo. Ogni singolo sempre la sua lampada accesa. E piano piano, se è una lampada a olio, incrementare l'olio. Se è una lampadina, passare da 40 watt a 60, da 60 a 80, da 80 a 120. Poi dalla lampadina a basso consumo a quella ad alto consumo, chi se ne importa, anche se consumiamo tanto, però cercando di fare sempre più luce, sempre più luce, sempre più luce. Perché sennò, altrimenti questa storia sarà difficile da scardinare. Poi, se è già venuto, se è già venuto. Adesso riportiamo tutto alla legalità, però questo serviva solo... Ma questa impulsione è importante. Mi voglio legare proprio a quello che stai dicendo per riprendere il discorso della domanda fatta scomoda. Allora, abbiamo detto che i titoli che tratta nel tratto del primo secolo sono titoli scomodi, sì. Ma scomodi perché sono certificati di nascita. Ora, la differenza tra questa Italia e Public Corp e la Repubblica Italiana dov'è? L'hai vista il 2 giugno? Il 2 giugno c'è stata una gaffa planetaria. Sì, la giornalista. In diretta su Rai 1, la giornalista esclama. Oggi, il 2 giugno di quanti anni fa? Sì, ai 40. Del 1948. L'Italia. 46. Ci furono le elezioni e tra Repubblica e Monarchia, e pensate un po', vinse la Monarchia. Lo ha detto su Rai, sì, lo ha detto, non so se ha regalato pure ovviamente è stata inventata come una gaffa. La verità è questa, credo che già un buon 70% degli italiani la sappiano, l'abbiano digerita poi alla fine, insomma, non tanto come gli americani, ma poi questo lo taglieremo. No, quindi si fa tagli. Marco Tagliano, i barbisti. Su questo l'abbiamo sloganato, che quelle elezioni, che i quelle elezioni, il popolo italiano si espresse a favore della monarchia, posto anche che quella monarchia già monarchia non fosse più. Ops, perché non era già più neanche una monarchia, ma era già venuto il regno di padre, si chiamava già? Sì,
era già, o di lì a poco viene entrata Trump, l'ingresso del mondo delle multinazionali, delle corporation, meglio ancora. Ok. E ci sono i documenti, no? Sì, che ci sono. Poi ci sono le gazzette ufficiali della Italia, le parlo di corpo. Non le gazzette. No, le gazzette. Allora, ti volevo dire, proprio vedi che ci arriviamo col discorso, proprio nel 46, ecco dove non c'è la differenza, proprio nel 46, quando quella Italy Republic of era già dentro la Security Exchange Commission, già depositava titoli, già depositava quali titoli? I certificati di nascita, già in quel momento si preannunciava la fine della seconda guerra mondiale, eppure lì potremmo fare qualche conferenza, dovremmo fare in questi argomenti. La storia dovrebbe leggermente, non riscritta, proprio revisionata totalmente e fatta conoscere prima di riscrivere la verità, perché altrimenti poi c'è una dicotomia troppo grande, quasi un abisso tra la verità e quello che è successo. Ma è questo che diciamo dello scimmio, dello schermo, esatto, della politica, l'abbiamo pure messo. Ecco la risposta. Nel 1946, quando dopo il plebiscito, e qui pure sarebbe interessante comprendere perché la vittoria della monarchia è stata così silenziata, ma perché? Perché già dal 1934 l'Italia era un'azienda di diritto privato, quindi aveva necessità di un ordinamento e di una tipologia di regolamentazione statale, quindi la forma di governo. Non poteva essere una monarchia perché c'era la responsabilità di a uno e il resto erano in sudditanza, mentre qui dovrebbe essere proprio il popolo che sceglieva partenza. Esatto, in una democrazia, perché lo dico, è la forma più facile di governo delle masse, perché si divide libera, parlavano certi romani un tempo che sapevano bene come governare le proprie terre. Doveva essere qualcosa che permetteva di dare la sensazione che ci fossero due parti, minimo, poi adesso tantissime, che sono sempre quelle, che davano una scelta e quindi la popolazione. E la frammentazione arriva proprio per illudere la pluralità sempre più grande di idee, di scelte, eventualmente di convergenze di idee, e anche la convergenza è un termine che politicamente nasce negli anni di Moro, no? Ci ricordiamo questa immagine lessicale delle convergenze parallele che da ragazzini noi ci chiedevamo da quale sistema solare avesse tratto questa immagine così farfaglio col bel tavartino, già per il tavartino è un partito, diciamo, a 5 punti. Sì, ma che c'è dentro quel bel tavartino? Però il gioco, sì, le convergenze sono le convergenze parallele, se uno un minimo di geometria qualcosa si ricorda, la geometria già è più accessibile, la vediamo. Parallele si incontrano le finte. Esatto. Quindi vorrei capire quando convergono queste parallele. E lì iniziava Overton a lavorare sul linguaggio. Cioè, in realtà iniziava in maniera predominante grazie proprio a te. Esatto. Perché quando si parla di manipolazione sul umano, sul terrestre, è chiaro che bisogna partire dalla battaglia, e non è questa la serie. Da dopo la facciamo diversi, cioè, vedi, va bene, non si può toccare di tutto in sé. No. Anche perché oggi siamo per fare domande sconde. Sì. La risposta arriva. Perché in realtà però qualche funzione di verità, di realtà parallela, diciamo, forse può essere utile, anche se qui siete tutti, come diceva qualche comico, siete tutti studiati, siamo tutti studiati. Almeno qui oggi siamo studiati. Abbiamo comunque imparato delle cose, abbiamo imparato soprattutto ad andare a
andare in profondità delle cose e non guardare solo quello che ci viene detto davanti, e almeno farci quella domanda famosa che mio nonno mi diceva, fatti sempre, perché ora ritorniamo a quel 40, ritorniamo ai padri fondatori della Costituzione, perché ha vinto la Repubblica la Costituzione. Ricordiamoci che la Costituzione italiana è stata scritta dentro la villa di uno dei mafiosi più famosi italiani, con i militari americani che controllavano la scrittura, ma ricordiamoci l'articolo 10 della Costituzione. Qui i giuristi hanno qualche travisamento, a qualche momento di terremoto quando si parla dell'articolo 10, perché? Perché l'articolo 10 non teneva conto in quel momento storico, non stiamo parlando di Europa, non si stava parlando di terza internazionale, dovevamo pensare a tutto quello che dovevamo pagare. Eravamo usciti dalla prima guerra mondiale, Marconci, ma di Puleto, sai, quel che potremmo avere, abbiamo vinto e non penso le guerre, c'è un mondo anche qui. Le guerre sono l'enciclopedia. A parte, ma ti ricordo che al posto delle fedi d'oro veniva donato una fede con scritto, ok, o non la patria. Già uscivamo da allora dalla parte della prima guerra mondiale, che è servito esattamente a fare che cosa? Guarda i tempi, a pagare l'ingresso della Italian Republic of dentro la Security Change Commission. Quindi qui faccio un passo indietro. Cioè, eravamo bene a noi. E stavamo bene quando stavamo male, stavamo meglio quando stavamo peggio, cioè c'era ancora una lira che dava la tendenza di sovranità. Parvenza, bravissima. Bravissima. Ci faceva respirare. Esatto, quindi l'articolo 10 della Costituzione, lo ricordo per chi non lo ricorda, dice: l'ordinamento giuridico italiano si conforma, una parola magica, conforma al diritto internazionale, no dei trattati, quello lo tratta un altro articolo della Costituzione, generalmente riconosciuti sono quelli che c'erano prima, il diritto consuetudinario, quello che la Italian Republic of, alla quale la Italian Republic of si conforma nel momento in cui entra dentro la Security Change Commission. Attenzione, la Procura della Repubblica, che è uno dei cadenti della pubblica amministrazione italiana, è quella che emette quel codice fiscale, fiscalità, le merci, e anche sempre attraverso quella oggi Ministero degli Interni ci arriva il codice la tessera sanitaria oggi. Ora basta girare la tessera sanitaria, andare a guardare una serie di numerini che sono dietro, e cominciamo con i primi quattro che sono il codice delle merci americane. Perché americane? Non c'entra l'Italia con l'America, sì, è una colonia americana, sappiamo tutta la storia, ma non c'entra tanto quello quanto che quelle merci che viaggiano continuamente, dove? In terraferma? No, perché sono merci. Sulla terraferma ci stanno gli uomini e le donne vivi, e qui i vivi non c'è nessuno, perché finzione giuridica, fatto mai, non è quella dell'internet, a cui ci posso scrivere anch'io posso dare definizioni con l'enciclopedia e posso scriverci quello che mi pare, mentre andiamo all'enciclopedia, no? Giuridiche cartacee, giuridiche, attenzione, bisogna andare a cercare veramente quelle cartacee, perché quelle online sono sparite gli articoli, e anche qui diciamocelo, perché spariscono gli articoli, lì troviamo l'interessante definizione di finzione giuridica. Chi è la finzione giuridica? Persona fisica uguale finzione giuridica. Ma d'altronde questi elementi si studiano, me li ricordo dalla scuola. Che nel diritto base la persona fisica, la persona giuridica, occorre, diciamo, come riferimento per essere interlocutoria rispetto a cosa? Perché ma dare un po', questo ci viene insegnato il diritto, chiaro, cioè lo Stato non può avere a che fare con il diritto, evidentemente, secondo il diritto positivo, ma deve avere a che fare con una rappresentazione giuridica di quell'uomo. Attenzione, interessante. Quindi la persona fisica, persona fisica. Persona fisica, finzione giuridica, dal dizionario del legale. O barra persona giuridica. Esatto.
perché la persona giuridica è l'istituto, la persona fisica è l'uomo e poi c'è la personalità giuridica che ce l'hanno le aziende, ok? Quindi persona, finzione giuridica, fatto mai esistito, normalmente accettato in quel consenso, la fatta padrone. Quello che mi dicevi è interessante, no? Lo Stato non può parlare con l'uomo, ma può parlare con la funzione giuridica. Cioè con il rappresentante dell'uomo stesso, esatto. Che è un se stesso di pagina, diciamo. No? Esatto, di carta. Attenzione, questo non è può dire, è come dire, facciamo il minimo comune denominatore tra fragole e ciliegie. Qual è la media? Dobbiamo qualificare, cioè dobbiamo parlare, dobbiamo fare una media tra due elementi della stessa natura. E qui mi hai portato ancora a approfondire. E attenzione, non è che lo Stato non può parlare con se stesso, lo Stato è il popolo, attenzione, la corporation che non può parlare con l'uomo vivo, con l'uomo, e ecco che ci parla con una uomo di paglia, un pezzo di carta, una carta d'identità e tutta una serie di documenti. E le corporation parlano con le corporation, gli uomini parlano con gli uomini non parlano con gli uomini, le corporation non parlano con gli uomini, perché? Perché gli uomini stanno in giurisdizione superiore alle corporation. Se l'uomo nasce e poi è l'uomo che fa lo Stato, è l'uomo che fa la legge, è l'uomo che comprende. Esatto, vedi che è sempre interessante la parola. Sì, no, però qualcuno potrebbe dire, vabbè, ho capito, però un ordinamento societario va dato, cioè come facciamo a vivere in una società, in una comunità, che facciamo? Torniamo alle capanne, torniamo a questo cosa c'è? No, con ti porto la diciamo la l'interlocuzione critica. Beh, vabbè, certo, bisogna creare, altrimenti ci sarebbe il caos totale, no? C'è già uno che si chiama legge naturale. Che evidentemente non è bastata, e qualcuno mi ha detto, e allora per quale motivo l'uomo avrebbe dovuto creare tutto questo? Evidentemente a un certo punto nell'ordinamento naturale, quindi nell'ordine naturale delle cose, le cose stesse hanno iniziato a non funzionare più e quindi c'è stato bisogno del comando, della direttiva, di uno che si svegliasse la mattina e dicesse: signori, state facendo un gran casino, adesso si fa come dico io, emano la legge, io decido quello che va fatto e riportiamo l'ordine, così tranquilli, si parla a rate, prima, si alza prima la mano, si mangia quando dico io, si dorme quando dico io, si va in vacanza quando dico io, si va in vacanza quando dico io. Però voglio dire, qualcuno mi ha posto di fronte al muro del, vabbè, evidentemente l'uomo ha bisogno di essere organizzato, perché da solo a un certo punto è andato in valle. No, in realtà è stato tutto ben strutturato in maniera che l'uomo desse il consenso, e qui noi stiamo studiando in maniera molto interessante dialoghi, desse il consenso anche a cedere la terra, la propria terra, i contadini della legge naturale erano quelli che andavano, trovavano la terra incolta, si guardavano intorno e si prendevano cura, e si prendevano cura, bravissima, libero da. Però è lì che è stato detto, e vabbè, allora è rimasta una terra libera. Quale? Qualunque. Una terra a caso, su 10 terre, facciamo come la do, 10 terre, 2 sono libere. Quindi a disposizione di due sulle terre, noi siamo 2 milioni. Attenzione. Come ce la dividiamo con la terra? No, chi ci va? Non ci dobbiamo chiedere niente in realtà, perché poi, ecco, magari ne parliamo che abbiamo, prendiamo una pausa, perché le informazioni abbiamo già date tante. In realtà quella terra è già tornata a tutti gli uomini, perché la proprietà allodiale, quindi il vero naturale utilizzo, custodia della terra, era uno soltanto. Non c'erano tanti pezzetti di terra, la terra è una sola. Attenzione. A me piace Sabaudia. Voglio Sabaudia. Beh, ci vado tutta Sabaudia. Dico un'isola. Bene. Un'area qualunque, un po' Sabaudia.
Perché no, un'area tranquilla? Un'area che mi piace. Un'area che mi piace. Un'area che bucolicamente mi lascia estasiata, mi innamora e lavoro. Me ne voglio prendere una, non è che lavoro. Me ne voglio prendere una, esatto. Però la stessa idea è contemporanea a un altro migliore di persone. Beh, allora se parliamo di cura, ti dico che già un milione di persone, giustamente richiamano il 90% della gente. Certo, adesso il 90%. No, perché anche lì è la parola, funzione, certo. Poi a volte, insomma, nel contesto, perché una volta che hai detto individui, io che poi detesto le definizioni, una volta che hai detto individui, una volta che hai detto uomini e donne, una volta che hai detto diventi, una volta che hai detto genti, hai finito i sinonimi, ogni tanto scappa pure una persona, cioè, ma guarda, non va bene, no, personas, sì, nella sua accezione proprio fonetica, ecco, è attraverso il suono, esatto, che è quello che fa, poi è la maschera, che poi in teatro il suono passa attraverso, esatto, ma nella funzione giuridica di cui parlavamo prima, la persona fisica è proprio un fatto mai esistito, ecco perché è interessante, no, perché c'è lo anche a scuola. Sì, è la manipolazione anche dell'utilizzo poi. Esatto. Perché è un termine che ha una radice meravigliosa attraverso la PNL politica diventa altro che l'istituto giuridico. E quindi rispondiamo alle milioni che vogliono andare in un posto. Sì, allora, allora la mia domanda è, quando vi ritrovate quel milione tutti in quei 2 ettari di terra e vi guardate, siete in cura? Quei 2 ettari di terra, mi sa che vi dovrete d'accordo che 1 milione in 2 ettari di terra, altro che la città 15 qualcuno minuti, dovrà rinunciare, si sposterà proprio là, sposta chi? Sposto io, bravo, che no, sposto io, mi no, sposto. Uno qualunque, cioè, tu puoi dire no, cioè io non mi sposto, mi piace, rimani di tu, me ne vado io, allora uno deve rinunciare. Ma non è che deve rinunciare, deve soltanto spostare il suo desiderio di prendersi cura di un pezzo di terra. Non è che ti piacerà soltanto quel pezzo di San Paolo. Ci sono così tanti nuovi di questi secoli, gli ultimi. Ma lì sono persi. È lì il punto, lì, devono ritrovare se stessi. Ah, vabbè. Allora, questa è la teoria. Esatto, questa è la prefazione. Non parlo di consapevolezza perché è uguale. No, prefazione. Prefazione. Parliamo di preambolo al discorso. Quindi, prima di tutto ci dovremmo rendere conto che abbiamo perso l'identità di uomini vivi e liberi. E siamo rimasti incastrati in questo, ripeto, io chiamo cellulare, ce l'abbiamo proprio come programmazione interiore, madre, figlia, ce la passiamo di generazione in generazione. Tanto che a oggi siamo il prodotto di una società basata sulla schiavitù. Andiamo a prendere un caffè. C'è qualche domandina? Dopo il grazie. Grazie. Ben trovati. Finalmente con Barbara ci ritroviamo e dovremmo riuscire ad affrontare molte questioni che sono rimaste aperte, che lei in questi anni ha cercato di chiudere, ma diciamo portando una voce che non parte da se stessa, una voce che parte da documenti. Così come io oggi sono qui facendo le veci di un coro di ascolti, di testimonianze, di domande, di curiosità che mi permetto di portare all'attenzione di Barbara. Questo è uno dei motivi forse fondamentali che ha suggerito l'incontro di oggi. Insomma, il cappello breve è che quanto sta accadendo non solo negli ultimi anni, ma da diversi decenni, ci
ci ha reso chiaro, o quantomeno ha reso chiaro alla maggior parte di noi, che è in atto da 3 anni a questa parte, vabbè, è un cambiamento ed è manifesto, è palese, ma da diversi decenni è in atto la messa in opera di un programma, un progetto che ha dei connotati che sono sempre più chiari, che si delineano sempre meglio, sono dei contorni come la cornice di un quadro che man mano nel tempo viene lucidata sempre meglio, e non per brillare per se stessa, ma per mostrare sempre meglio il quadro. Potremmo affrontare tanti argomenti, ci saranno sicuramente occasioni future per ritornarci. Questo mi fa molto piacere. Anche perché abbiamo un po' rotto il ghiaccio, le curiosità sono molte, oggi non siamo qui sotto alcuna egida, cioè non c'è una etichetta, non c'è un marchio che definisce questa giornata e questo incontro. C'è un titolo che è la forza della legge naturale, ed è un titolo che si è scritto un po' da sé. Pensa, Barbara, che addirittura c'è qualcuno, e parlo anche di figure all'interno dietro la legge, all'interno della materia giuridica, quindi del diritto, che sostiene, e l'ho ascoltato proprio recentemente, sostiene la non esistenza del diritto naturale. Addirittura. Ora, mentre c'è qualche illustre economista che ben conosce l'argomento di cui si tratta, e tra questi economisti, che possiamo sì citarlo, l'ho già incontrato e lo incontrerò anche a breve. Non intendo lui, ma intendo proprio un economista molto conosciuto che ha frequentato i salotti televisivi per tanti anni, che è il professor Tremonti, il quale Tremonti, essendo stato anche uomo di governo, già sapeva in tempi non sospetti ed è un rapporto a oggi, ed è un'affermazione valida solo per alcuni, già sosteneva con molta chiarezza, però con quel suono rassicurante della voce per cui tutto può passare e nulla viene recepito, e sosteneva con molta chiarezza come stessero le cose, quindi detto a parole sue da economista, parlava e spiegava chiaramente la finzione giuridica, in qualche modo l'aggrovigliarsi della materia economica, che poi altro non è che finanziaria, perché anche tra finanza ed economia è stato creato un equivoco mastodontico. L'economia in realtà è una materia che ha grandissima attinenza con la realtà, cioè tutto è economia, è una materia pratica, è la legge della domanda e dell'offerta, è la legge del risparmiare sul tempo, cioè non è legata strettamente al denaro. L'economia è una materia, quando si parla di economizzare, non so, la fatica, economizzare il tempo, che vuol dire? Non è un'affermazione che ha a che fare con la tasca o con il soldo. Economizzare il tempo vuol dire cercare di fare, di compiere azioni con la minore durata possibile. Economizzare la fatica vuol dire, ottenendo il massimo risultato, vuol dire cercare di sforzarsi al minimo per ottenere il massimo risultato. Anche lì stiamo parlando di economia. Quindi l'economia è una materia viva, è una materia che ha concretezza e legame assoluto con ogni sacrosanto momento del nostro vivere. La finanza invece è una materia creativa, sì, creativa. Diciamo creativa, ma molto arida, quella sì che ha l'attinenza stretta con la partita doppia, con i conti, con dare e avere, con ricevere e l'offrire, e con i bilanci, quindi con i numeri, e quindi di conseguenza ha un riflesso importante sulla economia, che è quella di tutti i giorni.
Barbara, è vero che non esiste il diritto naturale? Posso ridere? Posso ridere? No, perché se posso ridere, rido. Altrimenti ti dico è assolutamente falso. Questa è un'affermazione falsa. Che non esista il diritto naturale. Sì, forse il diritto naturale non esiste, esiste però la legge naturale. Perché c'è una bella differenza anche tra legge e diritto. Il diritto... Il diritto scaturisce dalla legge, la legge esiste, esatto, di per sé, il diritto, okay, è quello che noi esercitiamo nei riguardi di norme, di regole, di leggi appunto, però esatto. il naturale connota, esatto, l'esistenza di qualcosa che ovviamente, e non ci sarebbe neanche bisogno di parlarne, preesiste rispetto a un'invenzione. Rispetto alla determinazione di un comportamento o alla determinazione di una serie di norme o di regole. Esatto. Le regole non si scrivono da se stesse, le no. regole hanno bisogno di qualcuno che le scriva, quindi quel qualcuno che scrive le regole è chiaro che vive nell'ambito naturale, per cui è l'autore di quello che poi arriverà. È chiaro che il diritto positivo, essendo il diritto, quindi il diritto civile, il diritto penale, diciamo la legge così come viene strutturata, le norme come viene strutturata, quindi l'aspetto giuridico dell'insieme delle norme ovviamente viene messo nell'ordine e regolamentato da un uomo che un bel giorno si siede, o una serie di uomini, un comitato che si siede e decide. Quindi esatto. Non può decidere prima di esistere, prima esiste e poi decide. E infatti l'uomo è pregiuridico e prestatale, cioè prima. Magari allora possiamo dire che non esiste l'applicazione del diritto naturale. Beh, anche qui il diritto naturale non viene applicato, ma in realtà che cosa applichiamo? Qualcosa che è connaturato? Non è che possiamo applicare per scritto qualcosa che è connaturato. Ora, prima che noi scrivessimo, si dice che la storia parte dagli scritti, quindi allora i primi scritti erano un po' quello che succedeva, erano la scrittura del contratto, la consuetudine, cioè come mi rapportavo io con l'altro, ma in funzione di che cosa? In funzione di leggi naturali che erano ovunque. Quindi dire che il diritto naturale non esiste, posso anche dire che non c'è un diritto naturale scritto, perché noi possiamo pensare alla common law come il diritto naturale, alle consuetudini che c'erano in un certo tempo e che quindi regolamentavano proprio quei rapporti e quegli scambi, ma lì siamo già alla Magna Carta, lì siamo già non al diritto comune, quindi a quello che era lo scambio, ma alla regolamentazione di quegli scambi. Ecco dove insorge e sorge e insiste quello che oggi noi chiamiamo le norme. Cioè, cosa serve una norma? Serve a regolamentare la legge. Ma qual è la legge? La legge è la fonte del diritto. È prima del diritto. C'era già. E era quella che oggi in Italia, sai che c'è nella Costituzione, ma anche nelle norme, nella piramide delle fonti del diritto, c'è anche in Italia la consuetudine, che è quel diritto naturale, no? Quella legge naturale. E dove lo troviamo? In fondo alla piramide. In quel fondo di piramide, cosa regolamenta oggi in Italia? Per esempio la caccia, la pesca. Vedi, è una contraddizione in termini dire che non esiste. A parte che ci sono volumi e volumi, oggi si studia anche il giusnaturalismo per ritornare a comprendere da dove veniamo. E adesso ti dico anche che il 15 di maggio, quindi ma proprio poco giorni fa, la città del Vaticano si riunisce per decidere che la fonte del diritto non è più la legge naturale, ma è la legge canonica, diritto canonico. Attenzione, questa è già un'ammissione che la legge naturale esiste, perché, ma secondo, quando io sono una corporation di diritto privato che si chiama OLC,
o Città del Vaticano, oggi come preferite? Santa Sede. Santa Sede. E dico che la fonte del diritto, quindi la fonte, non è più la legge naturale, quindi già ammetto che era sempre stata la legge naturale. Non pensare all'elefante rosa presuppone che un elefante rosa, diciamo, non esista, però ci devo pensare prima di negarlo. Esatto, prima devo pensarci, no? Esatto. Ma che la fonte del diritto è la legge canonica, attenzione, qui c'è, si apre una porta in quello che è l'istituto, no? Della Chiesa cattolica. Sta negando l'esistenza di Dio, sta negando l'esistenza del pregiuridico, del prestatale, come se quella scrittura fosse sovrapposta a qualcosa a cui non può essere sovrapposto. Non solo sovrapposta, ma anche precedente o autoreferenziata. E questa è la verità del quando sistema. Esiste, sì, però è chiaro che la gente deve cercare di metabolizzare sempre più che se esiste, facciamo un esempio banale, sì, un testo scritto, facciamo conto di aver trovato questo The Message in the Bottle. Sì, okay. I rotoli del marmotto. Messaggio nella bottiglia, noi troviamo la bottiglia e srotoliamo il messaggio che troviamo dentro. Nessuno di noi si sognerebbe di anche solo i fantasticare sul fatto che quel messaggio si sia scritto da solo. Esatto. Quel messaggio avrà una mano che ha utilizzato una penna per scrivere con l'inchiostro, che è un'altra forma di materia, un messaggio, quindi trasferire un contenuto da sé al foglio di carta. Quindi non ci verrebbe in mente di pensare che quel messaggio sia scritto da solo. Esatto. Ma quindi una legge che esiste perché qualcuno l'ha scritta, non è pensabile che si sia scritta da sola o che esista, come abbiamo già detto prima che esista prima di chi la scrive. Perché sarebbe come ammettere o come pretendere di ammettere che la legge, lo scritto, esista prima dello scrittore. Prima dell'uomo. Okay. Prima dello scrittore. E questo è il senso. Ma c'è tutta una letteratura, partendo dai greci, dai filosofi, perché poi ecco, un'altra accezione sempre su questo filone è filosofia del diritto. Attenzione, che vuol dire filosofia del diritto? Cioè, cosa significa? Quando io vado a scrivere una legge, io su quella legge devo pensare, e qui siamo proprio nell'attuazione, no? Devo pensare alle conseguenze, cosa succede, perché la faccio. Quindi io ci sto facendo già filosofia quando la scrivo. Quindi la filosofia del diritto, che cos'è? È l'atto di portare quella legge scritta, normare quella legge e quindi in un certo senso, scusami, anche mettere i confini a quella legge. Gli metto confini. Qualcuno potrebbe dire, siamo tutti d'accordo che in una legge naturale è ovvio che non si rubi, non si uccida, che si debba mangiare per vivere, bere per sopravvivere, anzi bere per vivere e mangiare per sopravvivere, perché si può insomma, sì, andare avanti per un pochino anche solo bevendo, e respirare soprattutto per vivere. Non dobbiamo normare questi passaggi, sono ovvi, sono insiti nella natura, nella legge naturale. Quindi qualcuno mi chiede, che bisogno c'è o che bisogno ci sarebbe allora? Perché l'uomo a un certo punto ha sentito il bisogno, se di bisogno si è trattato e non di strategia. Esatto. Di normare intanto dei passaggi che sono talmente impliciti, forse perché qualcuno approfittava di questa libertà assoluta, ovvero tutti possiamo respirare, tutti dobbiamo vivere, mangiare, però tu vivi meglio di me, e allora siccome tu vivi meglio di me, io sono autorizzato a rubare a te per dare a me, perché tu hai di più. Quindi probabilmente, Barbara, è o non è scattato a un certo punto il bisogno / necessità / voglia di strategia di normare tutto questo? Perché al di là del normale, del normare un se evadi, anche lì vabbè, ci sarebbe, se evadi le tasse vieni punito, paghi l'ammenda, eccetera,
è ovvio che non si uccida, è ovvio. Molti di noi direbbero, ma c'è bisogno di una legge che mi dica che non si uccide, perché altrimenti vado in galera? C'è bisogno di una legge che mi imponga la correttezza, la rettitudine, altrimenti mi faccio l'ergastolo? Ma per molti di noi io credo non ci sarebbe bisogno di una legge. Ma c'è anche questo da dire, ma secondo te avere una normativa che dice... Non è un deterrente. È questo il punto, quindi non è sicuramente la legge che cambia la mia natura. Quindi attenzione, di nuovo, altra prova, rispetto a quando è intervenuto e come è intervenuto, ci sono diversi passaggi storici, no? Il diritto romano è sicuramente, cosa faceva il diritto romano? Arrivava in un luogo dove c'era la propria modalità di interazione, perché la legge naturale poi prevede che la consuetudine sia del posto, perché i principi su cui si basa sono quelli dell'ambiente, quelli intorno a noi. Hai detto un'altra cosa importante, i veri due reati nella legge naturale sono lesione e morte. Il resto riguarda il commercio, quindi il resto sono cose che mi risolvo io con te. Questi due reati, se li vogliamo chiamare così, violazioni di quella legge, sarebbe meglio dire, perché sì, i reati sono sempre molto... Poi sono amministrativi. Amministrativi. E regolamentati dal Vaticano, anche in Italia, sappiatelo, perché anche qui, no, ci sarebbero poi quei patti lateranensi, solo il backdoor che si aprono, che ci avrebbero tutti i convegni, uno di qua, uno di là. Queste modalità con cui sono state instaurate sono passate per quello che vediamo oggi. Per che cosa? Per la paura, per il bisogno di regolamentare non il povero che ruba al povero, ma per regolamentare quei ricchi che, avendo più dei poveri, perché questa dicotomia un po' è sempre avvenuta, invadevano, rubavano, conquistavano. Quindi, diritto romano, io arrivo in un posto, trovo il modo con cui la gente si è organizzata in natura per lo scambio delle loro relazioni. Per lucrare sul... E cosa facevano i romani? Arrivavano, mettevano lo ius, ma lasciavano a loro la libertà di gestire la cosa. Perché una delle cose che non piace sulla legge naturale è che tu non la puoi negare. E quindi qui andiamo proprio completamente boom dall'altra parte rispetto, no, a questi dubbi che non esista. No, il dubbio è, ma esiste veramente una legge? Oggi una norma veramente in linea con quelle leggi? E se veramente esiste una norma in linea con quelle leggi, allora la domanda sorge a me spontanea: allora come mai non è rispettata la vita, quando in natura il primo luogo è rispettare la vita? Ah, mi dicono, la legge naturale è la legge del più forte. No, la legge del più forte, ecco, guarda, te la sei fatta da sola, era tra le domande. La legge del più forte è la legge dell'isola di Melo. Stiamo parlando della guerra tra gli ateniesi e gli spartani. Perché? Perché il leone, come dice, no? Il leone si mangia la gazzella, quindi è più forte, ma mica la chiappa sempre la gazzella. Il leone corre dietro la gazzella, mangia una volta a settimana, corre dietro la gazzella, ma la gazzella, se è più veloce, scappa. Quindi chi è più forte, il leone o la gazzella? Quando scappa c'è un equilibrio. In un luogo, se il cibo c'è, i cuccioli nascono. Se il cibo non c'è, i cuccioli non si fanno. La natura c'ha un'autoregolamentazione, si regolamenta su se stessa, è un equilibrio. È chiaro che l'uomo da un certo momento in poi è intervenuto su questo equilibrio alterandolo completamente. Esatto. Sotto tutti i punti di vista. I punti del, toccando tutti gli aspetti dello scibile, tutti, non ha tenuto fuori niente, praticamente nulla. Quindi lo ha fatto minando, letteralmente, facendo brillare, brillare non nel senso di luce, ma brillare nel senso di crollo. Come le torri gemelle. Esatto, brillare come termine edilizio, diciamo, no? Sì. Ha minato tutti gli aspetti che sono quelli delle relazioni, quelli sentimentali, quelli della famiglia o comunque dei nuclei, dell'amicizia, del lavoro,
della scuola, dell'istruzione, della formazione, della, e soprattutto della percezione, perché tutti questi aspetti sono figli, non parenti stretti, figli diretti della paura. Bravissima. Che è il sentimento principe sul quale questi, soprattutto in questi ultimi 3 anni, si è deciso di puntare tutto, come alla roulette, come in un casino. Tutto su quel colore, tutto sul colore della paura. Il punto è perché alcuni non sono caduti nella trappola di questa paura. Perché molti, io li sento, anche attorno a me se lo chiedono, ma perché tu non ci sei cascato? Ma perché io non ci sono cascato? Che cosa c'è di diverso? Personalmente sono convinta che si arrivi qui, adesso non voglio fare un discorso altro su incarnazioni, su che cos'è la vita, la morte, la materia, lo spirito, eccetera, però ho l'impressione, per qualche esperienza vissuta, che si arrivi qui con un bagaglio già pieno. Qualcuno con un trolley, qualcuno con una valigione, qualcuno con uno zainetto a spalla, qualcuno con una borsettina da sera, quindi dove c'entra giusto un telefonino, no? Per capirci. Con quel bagaglio che ci portiamo dietro, probabilmente, senza, tra molte parentesi, probabilmente, affrontiamo poi le scelte che abbiamo previsto prima di arrivare, prima di accettare e di decidere di ok, questo è il mio posto, il peggiore in assoluto, non questo luogo, per carità, però insomma questo è il mio posto, questo è il mio momento, il mio luogo, la mia famiglia, i miei amici, e quindi buttare giù una sorta di menabò, si chiamerebbe soggetto a livello cinematografico, no? Che viene prima del copione, prima della sceneggiatura, quindi noi arriviamo con un soggetto, e con una valigetta degli attrezzi, valigetta, valigione, abbiamo già detto, insomma, senza fare adesso di nuovo, con quegli attrezzi ci dotiamo della possibilità di fare le nostre esperienze. Esatto. Quindi non è che, non ci credo molto a chi mi dice sì, no, ma poi io ho capito, perché attenzione, chi ha capito strada facendo, non vogliamo assolutamente fare, cioè non siamo qui a fare le separazioni, le distinzioni, si cerca di capire, e non con la testa, non con la testa. Chi cerca di, chi capisce strada facendo, deve porre attenzione al fatto di non aver capito solo mentalmente, perché è come imparare tanta teoria e impararla anche molto bene, ma poi non averla vissuta nella pratica, e quindi non aver fatto l'esperienza vera, non aver percepito i graffi, le carezze, la pelle d'oca, il disturbo, la sofferenza, anche la grande gioia. Quindi non significa questo. Allora, se si riesce a non percepirlo soltanto con il mentale, ma con tutte le vibrazioni che sono connesse a quell'esperienza, allora si comprende anche che molti che hanno capito non stanno vivendo, non stanno vibrando esattamente capendo che quello è un pericolo. Sì, vabbè, è un pericolo, quindi lo scanso, lo evito. Un conto è capire questo, un conto è provare interiormente in maniera molto profonda e radicata che quello non è solo un pericolo, quello è un passaggio, è uno spartiacque tra la vita, tra la nascita e la morte. Posto che la morte non esista, e questo è altro capitolo ancora, ma è la vera distinzione. Quindi sì, ho capito quello che sta succedendo, ho capito tutto, che quelli sono dei farabutti, che ci stanno fregando, che c'è la fregatura in ogni dove, però in realtà non l'ho sentito sulla pelle. Quindi magari dico, vabbè, sì, dai, non l'ho fatto perché so che faceva, ma qualunque cosa, qualunque azione abbia compiuto, non entro nei particolari. Non mi sono buttata da quella rupe perché so che se mi fossi buttata mi sarei sfracellata sulle macerie di sotto, sulle pietre, quindi sarei morta. Magari semplicemente non arrivo alla rupe perché no, vabbè, mi posso fare male. Un conto è pensare non mi butto dalla rupe perché mi sbuccio il ginocchio e quindi voglio rimanere integro. Un conto è avere la certezza che se mi butto dalla rupe muoio, non c'è un'alternativa.
Sai Anita, mi stai dando un grande, tu adesso mi stai dando un grande assist. È proprio questa la differenza di chi autodeterminandosi, non solo, perché l'autodeterminazione nasce quando fai, quando è proprio l'embrione, poi il primo vagito, tutta la vita noi ci autodeterminiamo, non comprendiamo, è per questo che il sistema sa come programmarci e autodeterminarci lui invece che noi. Qual è la vera differenza tra una, nell'autodeterminazione? Che io quello che stai dicendo lo faccio, cioè seppure c'ho un dubbio, poi mi sperimento a vedere che cosa succede se mi pongo di fronte a quel burrone e non solo decido di non buttarmi perché forse mi sbuccio in ginocchio, no, decido di non aver paura di guardare di sotto, di vedere quanto è profondo e di quanti morti già ci sono, esatto, di vedere i morti, che c'è la fossa comune, esatto, e allora lì io non mi butto perché sto imparando non solo mentalmente ma anche aprendomi a tutta una serie di informazioni che non vengono solo dai libri ma vengono da un dentro esistente che mi permettono di alzarmi in piedi, prima in ginocchio, poi in piedi e mettermi di fronte a che cosa? Cosa fa un autodeterminato per prima cosa? Si mette di fronte alla paura. Mi metto di fronte alla paura di che cosa? Di quell'autorità. Torno indietro, di quel principe, di quel feudatario a cui per paura dell'orda di barbari che arrivava io ho consegnato la terra per farmi difendere, e quel stesso feudatario a cui io poi ho dato la corvée, a cui io mi sono dato come orto che te lo faccio io, ti pago anche l'affitto della stessa mia terra, era lo stesso schiavista dell'orda dei barbari. Perché attenzione, è qui che forse non è chiaro, non esiste un bene, un male, un bianco e un nero inteso come il giorno nasce e poi c'è la notte, esiste una holding, un'agenda, chiamiamola come la chiamano oggi, no? Un'agenda, lo hanno scritto, c'è un libro, esatto, un'agenda che si perpetra da tempo immemore, non diamo date visto il dato che anche nel calendario ci sarebbe da dire mille più, mille meno, eccetera eccetera. Siamo mille avanti. Siamo molto avanti, vedi quanto mille siamo avanti. Bravi, siamo mille avanti. Cioè, mille avanti ma qualche milione indietro, perché stiamo ripercorrendo strade in realtà già battute e superate in modalità meno faticose di adesso, ma semplicemente perché erano connessioni esistenti, che sono le connessioni naturali dell'uomo col proprio sé, col proprio spirito, e dello spirito con la propria fonte. Esatto. E cosa fa l'uomo subito? Si delega se stesso per, e quindi delega il suo potere, la sua terra, i suoi figli, attenzione, delega tutto per paura di quella morte che dicevamo prima, poniamo atto che forse non esiste. Aggiungiamo alla paura anche una copertina di Linus, una zona di comfort. Vai. Perché oltre alla paura qui c'è anche un po' di pigrizia, secondo si chiama me. Collusione, chiamiamola col suo nome. No, vabbè, parto, ci vado morbida, nel senso smusso, un po' meno. No, la prendo da più lontano, della collusione. Pigrizia, c'è qualcuno che pensa per me, che bello. Vabbè, che vuole da me? Un voto, vabbè, glielo do sto voto, che vuoi che sia. È come quell'ex della CIA che ha dichiarato in quella intervista agghiacciante di essere stato sottoposto all'inizio della sua carriera a un'intervista, un interrogatorio, nel quale la prima domanda che gli fu posta era se fosse disposto a dare in appalto, a congelare anzi, la sua coscienza. E lui disse... Ma vabbè, sì, che sarà mai? Cioè, mica mi ha detto ammazza qualcuno. Mi sono chiesto di congelare la coscienza. Vabbè, la che vuol dire sei pronto? Cosa vuol dire? Vuol dire metto in freezer un po' la coscienza. Beh, vuol dire ibernarla, quindi vuol dire scollegarla da te. Esatto. Quando poi, nel corso degli anni, le richieste successive a quel congelamento hanno superato il limite e lui si è trovato di fronte al burrone finale, lì ha detto stop, ora vive sotto scorta,
Lì ha detto stop, però ha detto tanti sì prima, con esatto, la coscienza congelata. Allora, perché molti accettano questa operazione, accettano di metterla nel freezer? Per comodità, perché hanno da vivere, da andare in palestra, da lavorare, da guadagnare la pagnotta da portare a casa per sfamare le bocche dei figli, quindi i piccoli, i cuccioli, tornare al nido e sfamare la famiglia. Molto naturale questo. Che può essere naturale sfamare la famiglia, sì, dipende da come la sfami, però. Dipende da come la sfami. Ma se la coscienza è congelata perché l'hai data in appalto, se hai appaltato, dato in usufrutto il tuo cervello e la tua coscienza, appunto, delegando qualcuno, perché avendolo votato ed essendo quel qualcuno un rappresentante, sei certo e sei convinto che quel qualcuno davvero ti rappresenti e che sia un clone di te. Bugia, non è il tuo clone. I cloni esistono, ma sono altre specie. Stiamo parlando di un'altra storia. Non c'è il clone di nessuno dentro le istituzioni. O meglio, ogni tanto qualche anima illuminata nel senso più puro del termine esiste, ma a vita breve, ce l'ha breve o perché le accorciano o semplicemente perché a un certo punto decide di non salire su quella giostra, perché attenzione, una volta che si sale su quella giostra del Luna Park è poi molto difficile scendere, non si può rimanere su quando la giostra si ferma. Qui a Leone ne abbiamo una famosissima, e la giostra si ferma per ammirare il panorama, non è che all'improvviso si può cominciare a starnazzare come delle anatre dicendo soffro di vertigini, fatemi scendere. Se sai all'inizio soffrire di vertigini, tu sulla ruota o sulle montagne russe non ci sali. Ma mi ero distratto. E come ti sei distratto? Avevo congelato la coscienza. Ecco, allora, forse il caso è una scelta sempre. È una scelta, però qualcuno sa di averla già fatta prima di arrivare. Esatto. Qualcun altro non se ne rende conto. Esatto. Quindi non si rende conto che continuamente sceglie dando il consenso. Però qualcuno poi mi chiede anche, oppure mi fa notare, che questa lucidità nel decidere e di non delegare gli altri l'ha sempre avuta. È innegabile che tra di noi ci sia gente che, ancor prima di sapere che cosa sia un'autodeterminazione, diciamo, nasce autodeterminata. Eccomi. Ce ne sono qui, li conosco qui in sala, di gente che non ha avuto bisogno né di accedere a certi documenti, né di ampliare la propria conoscenza geopolitica, storica, planetaria, per prendere la decisione di autodeterminarsi. È semplicemente autodeterminata, punto. Ma perché? Perché è la coscienza che ci autodetermina, non è la conoscenza. Esatto. Questi due termini fanno rima, ma non sono parenti. No, no. Non sono parenti. Diciamo che una buona coscienza con il bagaglio della conoscenza diventa un coscienzone, diventa una coscienza cosmica, diventa il tutto. Esatto, che ti devo dire, non c'è niente da accepire a questa cosa. Lo dicevo perché qualcuno dice, vabbè, ma io già prima di... Sì, però voglio dire una cosa. È vero. Esatto, allora l'ho detto prima, no? Noi siamo già autodeterminati in embrione, no? Già c'è un'autodeterminazione di DNA. Non ce l'ho io, okay. Si dimentica. Brava. Ma cosa succede quando poi alla nascita in frode e mio nome, suono delle parole, nome e cognome diventa la truffa? Vuol dire che... Diventa la norma. Esatto. E attenzione, qui Auriti è stato determinante, no? Quando ha denunciato Ciampi. È stata veramente una voce con un megafono. Sì, ma poi la sentenza è fantastica, cioè la sentenza è sì, esiste, è vero, ma non c'è il dolo. Perché? Perché si è sempre fatto così. Vedi? La consuetudine diventa la legge. Perché è prevista. Certo che è prevista, una legge può non essere prevista. Lo sappiamo e tu lo sai benissimo, una legge non scritta o un decreto o un decretino o un decretuccio prefigge di sostituire una legge, al di là del fatto che sta scavalcando la bicameralità, al di là
del fatto che non sta seguendo l'iter corretto. Superiamo tutto. Facciamo finta che un decretuccio, decretino, non facciamo finta, in realtà non può superare una legge, non lo può fare perché è lo stesso legislatore che pone il veto. La legge non si supera, la legge si chiama legge per questo, sta bella scritta dietro, veramente c'è anche scritto che è uguale per tutti, ma questo è un dettaglio, però è scritta in maiuscolo per un motivo. E questo è un richiamo al naturale, cioè a dire oltre quello, cioè noi possiamo fare quello che vogliamo, ci possiamo inventare gli asini naturale. Volanti, sì, ma c'è un equilibrio al di fuori delle nostre scelte che sta lì e che ci sta consentendo di squilibrare tutto, perché ancora abbiamo lo spazio per squilibrare tutto, lo stiamo facendo, ma l'equilibrio prima o poi si riprenderà i suoi spazi. E lo sta facendo. Forza, e lo sta facendo. Perché la legge uguale per tutti è proprio legge naturale, quella è la legge naturale. E cosa dice però la legge anche non naturale? Che se una azione viene ripetuta, perpetrata. È la consuetudine, risiamo nel diritto naturale. È la consuetudine, diventa. Cioè, ma non c'è scritto da nessuna parte, ho capito. Non c'è bisogno. Ma se io con un decretuccio convinco su 100 persone, 98. A comportarsi in un certo modo, qualunque esso sia, li convinco perché sono bravo, perché sono un incantatore di serpenti, esatto. E perché tutti si sono già fatti delle canne, per cui anche se io dico che c'è il Sanremo dei suini nel parco acquatico, dei suini, per cui certo, proprio nel loro habitat naturale, tutti mi applaudono. Perché se lo so dire bene, state certi che mi credono. Esatto, e la televisione in questo è allora, tanta roba. In questo caso, se 98 su 100 serve si convincono di quello che dico e mettono in atto la follia che ho espresso, quello diventa legge per tutti gli altri. Esatto. E questo è accaduto negli ultimi 3 anni. Serve molto perché meno. Perché se il decretuccio che non ha mai superato il DN, che non ha mai superato la legge, che non ha mai superato la Costituzione, fosse stato bloccato sul nascere, cioè tutti ci fossimo resi conto che, ma sì, va bene, ok, l'hai detto, ma è fuori dalla grazia della logica comune, quindi ma no, ma no perché non ti voglio ubbidire. Non perché la legge di cui tu parli, che hai scritto tu, non l'ho scritta io, è scritta, è sancita. Beh, la tua stessa non l'abbiamo manco ratificata. Non l'abbiamo neanche ratificata, ma facciamo finta che c'è scritto. Quindi, facendo finta che sia giusto quello che tu hai scritto, io sto semplicemente adempiendo a una legge che è uguale per tutti. Qui sulla carta è uguale per tutti. Quindi sto adempiendo e non sto disobbedendo civilmente, come sentivo dire anche nei primi mesi durante le chiusure, adesso non vorrei che uscissimo fuori tema, però no. Anche lì non c'era una forza, in forza di legge la storia ha preso forma perché tutti hanno iniziato a comportarsi e ad adempiere a quella parola. Che era scritta sì, ma la cui scrittura non superava la forza e la valenza della legge e quindi è diventata in forza di legge per consuetudine e la consuetudine è prevista dalla legge stessa, cioè, no, è la base non c'è della bisogno legge. Neanche di scriverlo è se la tutti base lo fanno legge. Diventa è legge è la base perché ci fu qualche anno fa una tassa imposta di un cinquantino di euro, anzi 50.000 lire al tempo, che guarda caso gli italiani non presero in considerazione. È sparita. Come l'app Immuni. Come l'app Immuni. Una settimana. Esatto. Allora, però voglio fare un incremento, un implemento a quello che stai dicendo. È nella fonte diciamo nella piramide del diritto i DPCM stanno nella linea dell'amministrativo, quindi sopra la consuetudine abbiamo l'amministrativo che mai e poi mai può salire a normale di grado e le leggi, i decreti legge né mai e poi mai può salire a
normare la Costituzione. Sopra c'è sempre il diritto romano canonico, legge naturale, leggi universali addirittura nella vera fonte del diritto. Allora, attenzione, com'è stato possibile che un governo, se fosse veramente uno Stato di diritto sociale, potesse permettere con due camere, camere senato, no? E erano due camere da letto. Due camere da letto. Due, potesse permettere a un decreto... Anzi, la camera e cucina. Potesse permettere, dicevo, a un DPCM di andare contro quella che è la Costituzione. Bene, qui ti posso dare una spiegazione. A parte che hanno utilizzato la consuetudine, come giustamente dicevi te, ma implemento. Durante la costituente della Costituzione italiana, quando già l'Italia attraverso il dicastero delle corporazioni di Mussolini e attraverso Jung, ministro del tesoro, pagando con l'oro alla patria l'ingresso dentro la Security Exchange Commission, che è un contenitore del commercio uniforme, infatti regolamentato da una legge che si chiama Uniform Commercial Code, la Consob internazionale, diciamo che la Consob è una filiale, ok, della SEC. Quindi quando è entrata lì e quando ha fatto tutto questo nel 46, quando si crea la costituente, prima c'è un plebiscito, no? Così si chiama, dove si sceglie tra Repubblica e Monarchia. Che cosa ha detto quella giornalista qualche giorno fa durante il 2 giugno, ricordi? L'hai vista? Sì, in diretta. Ricorda in diretta che il 2 giugno del 1946 l'Italia affrontava la scelta tra votare Repubblica o Monarchia, e vinse, evviva, la Monarchia. Gaffa ripresa da tutti i media internazionali in diretta, in quanto tale, sì, insomma, una gaffa che è stata un lapsus più che freudiano. Io spererei di sì. Io anche. Qualcuno tra il pubblico dice l'ha fatto apposta. È posto che una giornalista già che aveva detto delle cose contro la... Esatto. E quindi è stata una speranza, perché difficile avere un refuso verbale di questo livello, cioè ci si può impaperare in televisione, ci si può ingarbugliare, però insomma mi permetto di dirlo per esperienza, ripeto, si può pronunciare male un nome, doverci ritornare sopra, la famosa papera, quella non è stata una papera, detto. Che oltretutto non solo vinse la monarchia, ma una monarchia che, come dicevamo, non era già comunque una monarchia. La forma di governo più facile alla schiavitù è proprio la democrazia. Perché? Perché c'è una parvenza di scelta che in realtà non è mai esistita. C'era già l'iscrizione alla Security Exchange Commission, quindi era già un'azienda di diritto privato. L'articolo 10 è testimone, ci sono anche delle sentenze della Corte Costituzionale interessanti su questo argomento, ma era già testimone del fatto che l'ordinamento giuridico italiano si conforma, la parola è ineluttabile, si conforma al diritto internazionale generalmente riconosciuto. Ma lì è avvenuto un fatto che pochi sanno. Alla vittoria della monarchia hanno dovuto, per forza di cose, creare un bailment. Che è un bailment? Il bailment è un po', lo potremmo paragonare al trust addetto alla francese. Al trust è l'istituto giuridico che nasce nel 1189 con Riccardo Cuor di Leone, ma poi ratificato nel 1666 col Chesty-Chevy Act, e via la storia giuridica racconta. Cos'è questo bailment? Semplice, la terra.
il territorio, e tu dici vabbè la terra, no, la terra è questa, humus, terra, la terra, quindi tutto il territorio italiano e tutto il popolo italiano andava a finire in un ulteriore contenitore. Il disponente di questo contenitore è a oggi la figura facente funzione del Presidente della Repubblica. L'amministratore di questo contenitore a oggi è il facente funzione Presidente del Consiglio, e il beneficiario di questo contenitore a oggi è lo stesso MEF, beneficiario di quel trust in cui l'Italia diventa Italy Republic of, il Regno d'Italia, e poi Italy Republic of diventa nel 2002 dopo la caduta delle Torri Gemelle, perché già lì era finito il sistema. World Bank, attraverso la sentenza, eccetera eccetera, poi se vuoi la conosci questa storia, ma se vuoi ne parliamo. Quindi quando è entrata in funzione questa panfantasia, la chiamo così io, il bailment è entrato in funzione. Tutto il governo non aveva più potere perché c'era un istituto più alto, e in quel momento quello che amministrava la terra era il Presidente del Consiglio. Quindi noi li chiamavamo DPCM perché nella fonte del diritto sono quelli amministrativi, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esatto, ma in realtà quel DPCM era superiore, in quanto superiore all'istituto giuridico in funzione in quel momento, superiore anche alla Italy Republic of e a quella che noi chiamiamo Costituzione, che ti ricordo nell'articolo 10, lo ribadisco, già prevedeva che il diritto internazionale generalmente riconosciuto, che è la consuetudine della common law, del diritto dell'ammiragliato, delle varie eventuali precedenti scritture. Mi spiego cosa stava succedendo. Quindi in realtà non ha fatto abusi, ha semplicemente esercitato una funzione diversa. Attenzione. In quel momento agibile. Esatto, perché? Perché ci vogliono delle certe caratteristiche per far agire. Quando la Italy Republic of non può intervenire oltre tanto, entra in funzione il bailment. Quindi l'Italia ce n'ha due di capi. Beh, due, tre, quattro, le banche, tutto quello che vuoi, ma ce n'ha tanti di capi. Questa parte della storia è non segreta, segretissima come il Trattato di Verona. Attenzione. Ma parliamone di quante informazioni al cittadino, quello regolamentato dalla Costituzione, che è regolamentato dal diritto costituzionario, che è regolamentato quindi dal diritto dell'ammiragliato, da Uniform Commercial Code, a oggi sottostà a che cosa? Qual è la Costituzione di un popolo che in realtà non sa di essere merce di un'azienda di diritto privato? Perché è vero che la Italy Republic of, ripeto, è diventata Italy Republic of dopo la caduta delle Torri Gemelle, perché lì era già caduto tutto il World Bank, 30 anni di cause in America. Bisognava dare fuoco a tutto. Esatto, dare fuoco e far crollare giù tutto, compresi i palazzi che non c'entravano niente, ma sembrava che non c'entravano niente, ma che contenevano. Anche l'ultimo adesso non vorrei aprire marchi, l'ultimo incidente lacustre pare avere, insomma, molto poco a che fare con la natura, con Lago Mosso e con, insomma, poi così come Titanic a suo tempo, insomma, diciamo che la storia è costellata da incidenti ad hoc. Sì, incidenti ad hoc che poi si sono rivelate delle vere e proprie tragedie, perché insomma, per uno 3.000 morti nelle Torri Gemelle, 3.000 lì, 200 l'aereo. Adesso non rivaliamo nomi, non rivaliamo tragedie, perché nella storia chi è che non ricorda quella Concordia che si inchina a Giglio? Chi è che non la ricorda? Tanti. Abbiamo altri incidenti aerei che hanno fatto storia e cadute e varie eventuali. Ecco, allora, detto questo, è chiaro il motivo per cui la gente domandandosi ma il governo dov'è? Ma non all'opposizione dov'è? Non ho trovato risposta.
non ha trovato risposta, forse questa potrebbe essere la risposta. In realtà non poteva operare il governo perché in quel momento era in funzione un istituto giuridico più alto. Allora la domanda è: se un istituto giuridico può sovrastare la natura delle cose, quell'istituto giuridico, a mio avviso, ma anche all'avviso di chi nella SEC americana nel 2012-2013 ha scoperto l'inganno, ha precluso e pignorato, è nullo e annullato ab origine. Ti faccio un'altra domanda che mi viene in mente per averla ascoltata. Chi stabilisce e come facciamo a essere certi che quella documentazione che fu fatta emergere dopo un lavoro certosino, di uno scavo archeologico, una ricerca durata un anno e mezzo, sia attendibile, mi spiego meglio. Dov'è la certezza che chi ha operato quella ricerca sia in onore e non lavorasse a suo tempo e a sua volta per altri che avevano interesse a che questa storia venisse fuori e venisse fuori in un certo modo? Brutta allora, questa, eh? No, questa è bellissima perché tu invece mi dai, vedi, a me tu lo sai, ci piace tanto chiacchierare perché a me le domande scomode mi danno opportunità di approfondire, quindi io ti ringrazio, a parte ti ringrazio per essere qua, ma poi ti ringrazio proprio per questa tua modalità che a me stimola. Allora, le informazioni su Heather Antucci Jarraf, che è la procuratrice di OPPT, quindi quella che in realtà insieme ad altri due trustee, quindi amministratori, ha prima fatto tutta la ricerca, poi ha ridepositato la dichiarazione di indipendenza del 1776 e con quella poi giù il Final Paradigm Report e 80 documenti, perché lei ha depositato, non è che OPPT è un documento, intanto OPPT è la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, già messa un po' da parte dopo con la Costituzione, il presidente anche degli Stati Uniti parlava, infatti ci sono 45 e 15 presidenti, non si capisce bene. Cioè, we the people è noi il popolo, quindi noi, è la traduzione, è la corrispondenza di questo, però il problema era, la domanda era, questi signori, per chi lavorano o per chi hanno lavorato, allora, per se stessi, perché questa ricerca? Perché allora, nasce? È una domanda che ho sentito più volte. La ricerca nasce da un certo Lagerbach, e qui la parola magica messa vicino è un fiduciario dei Rothschild. Tan, tan, tan. Allora, tutti i dirigenti bancari, tutti dal primo all'ultimo, il dirigente della filiale, quindi il direttore, piccolo direttore, il funzionario che vi fa la distinta di versamento, sono fiduciari dei Rothschild. Se non sono dei Rothschild, sono dei Rockefeller. Perché? Perché il sistema World Bank, uno è. E siccome agli apici di quel sistema ci sono i Rothschild, tutti sono fiduciari dei Rothschild. Che vuol dire? Che lavorano per il sistema bancario. Quindi io lavoro per il sistema, però poi mi immergo in una ricerca. No, Heather non lavorava per il sistema, Heather aveva un'agenzia di trasporti, ok? Ma era in contatto con quel mondo perché ce l'aveva a Washington DC, quindi aveva un contatto diretto con alcuni personaggi. Uno dei suoi soci proprio di questa agenzia era un Marshall. Che cos'è un Marshall? È uno di quegli uomini, sai, dietro il presidente degli Stati Uniti, quelli che si vede, intanto che spassano con la giacca, si vede. Che nel, un certo Charles C. Miller, che nel 2000 si intesta gli Stati Uniti d'America dentro la Security Exchange Commission per $25. È stato proprietario degli Stati Uniti. Accidenti, è stato proprietario degli Stati Uniti d'America per 11 anni. Per $25? Cioè, costa più andare da me. Da quel, sì, esatto. Ora lei, questo documento, tu devi sapere che nella common law, in special modo in UCC, proprio perché la legge è fatta dalla consuetudine, nel momento in cui io immetto una consuetudine e non è confutata, quindi non dico no, non si può fare nei tempi giusti, quella diventa, esatto, diventa legge.
Quindi Ether, lui che cosa fa? Inizialmente Miller si intesta UCC, si intesta il codice del commercio uniforme, dice è mio. E lo può fare. Accidenti, se lo nessuno può fare. Se nessuno dice no. Di no, lo può fare. Quindi per un tot di anni 11. È stato realmente suo. Sì, 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 suo fino a però che... il mondo non lo sapeva. No, anzi, ci sono voluti 11 anni per fare in modo di farlo arrestare, addirittura il proprietario degli Stati Uniti d'America, attenzione, non gli Stati Uniti d'America, le United States Corporated. Senza America. Senza US. US Corporated. Quell'uomo lì è stato arrestato per avere un assegno scoperto, interessante, ma Eteranto Cicerraff a quel punto entra nella situazione, non fa come lui che si intesta agli Stati Uniti per suo conto, lei cosa fa? Viene incaricata proprio in quel periodo, nel 2011, da Lagerbach. Allora, Lagerbach in quel momento era un funzionario, di Rothschild, di una banca colombiana, ok, panamense, perdonami, che temendo un po' quello che stava succedendo nel 2008-2009, durante la crisi del 2008-2009, vi ricordo le crisi dell'Argentina, la gente che si buttava dalle finestre, temendo quello, ha voluto fare un'indagine di mercato per vedere se alcuni prodotti sanitari, della sua sanità, assicurativi, potessero essere immessi, sanitari e anche chiaramente no, di pensionistici, potessero essere immessi nel sistema. Quale sarebbe stato il ritorno, ok? Quindi in realtà questa informazione che Eteranto Cicerraff porta e riporta nel Final Paradigm Report, in realtà non è che erano lì già da tempo, sono sempre state lì. Cos'è che muove Ether nel fare quella parte di lampadina accesa, quella parte coscienziale, perché qualcuno mi ha detto ma è stata pagata da... Beh, in realtà è stata pagata da, io vorrei le distinte di questi pagamenti, anche se io lavoro per qualcuno, mi dice fammi un'indagine di mercato, poi chissà quanto è strano che mi paga. No, cosa... infatti quello che sapevo, avendo sondato personalmente, essendo tornata un po' indietro per cercare di capire, avevo letto che fu durante questo studio certosino che cominciarono a emergere delle criticità che lei ravvisò, e fu durante quegli scavi che poi si rese conto di del diciamo malloppo di conoscenze su cui stava mettendo le mani, che non era previsto da chi gli aveva da chi le aveva commissionato quella ricerca, giusto? Esatto. Ho capito bene? Esatto, beh, lei probabilmente ne sapeva, e questo te lo dimostra un fatto reale. Ether, prima di cominciare tutto questo, deposita un affidavit dentro la Security Exchange Commission, il suo affidavit, la sua esistenza in vita, che significa che lei già lì dice: non mi risulta di essere una merce, nessuno mi ha mai detto che sono una merce, nessuno mi ha mai detto che sono un titolo. Quindi se io non avessi, dico, mi metto nei panni di Ether, se io non avessi saputo che andavo incontro a quello, perché avrei dovuto registrare un affidavit dove dicevo già quello? E guarda che in quell'affidavit Ether mette le basi, stiamo nel 2011, le dichiarazioni di io sono, quindi dichiarazioni di, diciamo che sono un ponte, no? E poi se vuoi ne approfondiamo, le dichiarazioni che noi usiamo oggi, che non sono mai state inserite in nessun repository, tantomeno la SEC, sono già contenute in quell'affidavit. Lei dice: io mi prendo una responsabilità che è quella di portare la verità prima del Final Paradigm Report, è 2011, mi prendo la responsabilità di fare questo senza immunità, mi prendo la responsabilità di... Infatti viene arrestata. Ma viene arrestata per altri motivi. Perché? Perché poi viene fermata la divulgazione nel 2013 dei fatti di OPPT, e quindi lei nel 2017 riparte per l'America volendo, lo dice a chi era in contatto con lei, ci dice: surf, rock and roll, devo tornare lì e fare qualcosa che so già, ci aveva avvertito, so già che avrebbe creato, che sarà contro di me, ma io devo muovere le acque, non può rimanere così.
perché per lei tutto doveva finire nel 2015. E infatti ti posso assicurare da altre fonti, di cui poi se vuoi parleremo in altre nostre chiacchierate, nel 2015 non era solo lei che diceva che doveva finire il sistema bancario, in realtà il sistema bancario doveva finire nel 2001 con le Torri Gemelle, quindi era stato rimandato. La partenza, cioè, 2001-2011. Pare che siano crollate per cui dovevano partire due. Attenzione, quando lei è stata arrestata davanti a un isolato dalla Casa Bianca, lei ha chiamato Lagerbach per farlo arrivare lì, perché lui si è ritrovato che lei non gli ha consegnato quel Final Paradigm Report, non gliela, lei lo chiama Final Ballot. Ah, l'ultimo ballo. Ci sta anche con l'assonanza anche l'ultimo colpo. Certo. Ok? Infatti, balletto. Quindi l'ha chiamato perché? Perché lei non gliel'ha mai consegnato quel report, non gliel'ha mai consegnato in mano. Anzi, con quel report cosa ha fatto? La stessa procedura di Miller. Infatti lei parte dal 2000 di Miller. Lei dice, visto che per legge è già successo e quindi è già legge, io prendo in considerazione quella consuetudine lì. Da lì parto, si è risegnata. Miller partecipa, I primi documenti di OPPT ci hanno Miller, poi subentra un altro trustee. Quindi ribadisce la procedura di Miller, si intestano di nuovo attraverso però non più Miller, Charles Miller, legal person, ok, persona legale, quindi finzione giuridica, ma attraverso il trust OPPT, la dichiarazione di indipendenza. Già sono partiti da un altro punto di vista, aspetta che riesco a portarti fino a veramente molto leggermente a quello di cui stiamo parlando. Quindi lei cosa dice? Adesso mi rintesto CC, lo ha fatto, riconcilio gli allodi, riconcilio Bonifacio VIII, quindi il fatto che tutta la terra è tua, riconcilio l'allodio, la proprietà allodiale, una è la terra, con il primo creatore, quindi con le leggi naturali. Quindi fondamentalmente cosa fa l'azione OPPT? Ha ripristinato giuridicamente le leggi naturali, ha detto non potete dire che la legge naturale è sotto la legge comune o sotto la legge civil law, anzi siccome tutto era basato sulla common law, la common law la infila dentro a OPPT, dice sottostà agli OPPT UCC filing, quindi tutta la procedura, la civil law è nulla annullata proprio, quella la mantengo in piedi altrimenti vado contro me stessa, preclude le banche per riduzione di schiavitù, cioè la denuncia, riduzione di schiavitù dell'unico popolo della terra attraverso il sistema bancario. E mo adesso confutatemi che è così, confutatemelo oggi che è inconfutabile. Chiude tutto, chiude i governi, in parvenza di stati, lei dice proprio in parvenza di stati, ripristina il diritto legale e legittimo della legge naturale. E attenzione, perché devo fare il documento oggi? Perché a me mi hanno schiavizzato con la carta, io sono autodeterminata a prescindere dal documento, chi mi sta vicino e mi segue lo sa benissimo cosa dico io. Tutti questi bei documenti che abbiamo fatto ore e ore lì per unire anche un popolo, perché qui non parliamo di un'autodeterminata io sono una del popolo, quello vero, in piedi, quello che rivendica il diritto come con l'esercizio del diritto. L'esercizio del diritto, non andiamo a manifestare, fare festa con le mani in piazza. Perché? Perché se io devo andare in piazza e chiedere il permesso di andarci, ma di che parlo? Quindi questi documenti sarà il momento in cui ci faremo un bel falò, cara Anita, e ritorneremo anche noi ad essere ciò che diciamo che vogliamo essere. Perché me lo diceva il mio nonno, i contratti si fanno con una stretta di mano. Vada a fare adesso i contratti con una stretta di mano. Perché One People Public Trust? Perché la parola trust rimane in questa che... sempre una domanda riportata, io sai che certo. Ho raccolto in questi anni. Ma che bello, guarda, finalmente ci hai dato voce a... Ho una chiappa figo, o se preferite una rete a strascico, e adesso sto tirando fuori i pesciolini dalla rete. Sono felice. Ecco, perché la parola trust rimane in una situazione che invece per sua natura sta liberando dal trust.
Ok, bellissima domanda. Intanto trust vuol dire fiducia. Certo. O non è che vuol dire chissà cosa. Quindi perché The One People's Public Trust 1776? Perché è la fiducia pubblica dell'unico popolo. Ora, se Heteran di cui si parla, della dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti. Attenzione, la dichiarazione di indipendenza era già un trust. Esatto, sì. Era già un trust. Il disponente erano i padri fondatori. L'amministrazione doveva essere il governo degli Stati Uniti d'America. Anche lì. Esatto. Attenzione, è certo, ma ci si infilano sempre. È per questo che poi l'hanno lasciata andare. E i beneficiari dovevano essere il popolo, dovevano essere il popolo degli Stati Uniti d'America. Perché trust? Perché doveva eseguire un compito. Dentro la Security Exchange Commission ci sono solo trust, ci sono solo aziende di diritto privato, quindi companies, corporation. Il trust è già diverso, è un atto di fiducia, in Italia si chiama disposizione fiduciaria. Se pensiamo che non esiste, non è così, ok? Esiste anche in Italia. Poi dopo dicono che adesso devono regolamentare, no, stanno aspettando di regolamentare quei trust autodichiarati, che comunque non mi trovano molto d'accordo, però anche questo è un altro argomento. Invece torniamo al trust. Dal 2012 la procedura termina con la denuncia il 25 dicembre 2012, termina con quella denuncia. Perché il 25 dicembre 2012? Perché? Che cosa era successo il 21 dicembre 2012, Anita, te lo ricordi? Al di là che il 25 è quello che è. Momo, ci arriviamo anche lì. Vai. Il 21 dicembre 2012, per la cronaca, chi non se lo ricorda, c'è stato il fiato sospeso della fine del calendario Maya. Ora, in realtà, se andiamo un po' indietro nel tempo, non è un caso che finiva lì, quel calendario, finiva il mondo, no? È finito il mondo economico, anzi scusa, finanziario, perché anche qui evitiamo di confondere l'economia reale con la finanza, con la finanza, una roulette russa, ok, no? Cioè, okay. È un casino la finanza, esatto, così è fantasioso. È davvero un casino, perché anche ora, insomma, la questione riguardante questi stati esteri che pare abbiano dato vita a questa guerra improvvisa non è, e non faccio nomi, faccio nomi di proposito perché siamo in TV, insomma viene da un altro inganno manipolatorio, perché parlo non a caso di casinò, nel senso che anche lì aumenta tutto per via del quello che viene chiuso perché c'è la guerra, perché è colpa di, sempre senza fare nomi, quando in realtà noi abbiamo prezzi di contratti blindatissimi per anni, che invece vengono decisi semplicemente alla borsa di Amsterdam. Quindi no, questo per tornare al casino. Esatto. Al casino. Quindi noi, esatto, siamo, diciamo, la finanza si barcamena, si districa tra ambienti che poco nulla hanno a che fare con la sua stessa natura. Cioè, esatto. È come dire, io vado a comprare, vado a fare la spesa di frutta e verdura nel negozio di giocattoli. Non ho trovato le banane. Mangerai verdura di plastica, cioè, con minimo un po' di cognizione in quel senso. Vai. Torniamo al trust. Quindi 21 dicembre 2012 finisce il mondo. L'ultimo deposito, diciamo, del 2012 è proprio questa denuncia internazionale che viene comunicata a tutti i partecipanti della Security Exchange Commission. Quindi non è che non lo sapevano. Perché? Perché hanno avuto con un affidavit, quindi sono tutti affidavit, dichiarazione di assoluta verità. Spiega che cos'è l'affidavit. Beh, l'affidavit, attenzione a fare un affidavit mettendoci la menzogna. Spiegami che cos'è l'affidavit. L'affidavit è una dichiarazione di assoluta verità, questa è tutta la verità, ti ricordi quando vai lì, sì, no? Tutta la verità, nient'altro che la verità. Ora è un giuramento anche, di dire la verità. Cosa succede se io metto un affidavit dentro un'istituzione come la Security Exchange Commission mettendoci una menzogna? Io sono illimitatamente, personalmente, perché lì dentro su person, personalmente responsabile di quello che dico. Quindi la mossa sarebbe stata
ti faccio vedere che non è così quello che dici e ti arresto subito. Quindi io vado a confutare subito la tua presa di posizione dicendo, è un po' quello che non è successo con certe dichiarazioni con documenti alla mano di quanto è accaduto rispetto alla questione sanitaria, esatto, ai numeri, eccetera. Nessuno ha confutato. Ah, beh, e molti non si sono chiesti, ma come mai? In realtà noi abbiamo le prove del Tribunale Militare di Napoli che si confuta se stesso. Sì, sì. Diciamo, la percezione popolare, popolare in senso pubblica, sì, 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 è stata, ma però se avessero detto la verità da quell'emittente, da quella voce, qualcuno si sarebbe alzato in piedi, inorridito, battendo il pugno sul tavolo e dando fuoco a quell'emittente, senza invece... fare sempre, senza fare noi. Invece c'è stato il silenzio tombale assoluto. Neanche una reazione, neanche un'accusa, neanche un... insomma, i giornali e le redazioni giornalistiche sono piene di denunce, di... insomma, c'è qualunque cosa che pende sulle teste dei giornalisti normali, soprattutto giornalisti d'inchiesta. Perché? Perché l'inchiesta è scomoda e quindi è ovvio, è nella natura degli avvenimenti che se un giornalista pesta qualche piede, soprattutto qualche callo, chi subisce diciamo quel dolore urli, quantomeno dica aia. Qui non c'è stato neanche l'urlo dell'aia sul callo. Certo. E allora, insomma, qualche domanda non può non essere formularsi da sola nella testa di chiunque, soprattutto di chi segue i media. Esatto. Quindi torniamo al 25. All'affidavit. All'affidavit, quindi lei ci mette la sua incolumità, ok? Nel senso che poteva essere arrestata da 28 giorni di tempo, canonici, e non lo dico a caso, canonici, per rispondere, ma è un po' stato un po' difficile rispondere a una verità che era là dentro. Stiamo parlando di BlackRock, per chi non conosce, stiamo parlando di Evergreen, di Vanguard, che sono più o meno il consiglio d'amministrazione delle 6 multinazionali che governano il mondo. Quindi anche la competizione sparisce nella verità tra Pepsi Cola, Coca-Cola, Estatè e via discorrendo. Ma detto questo, cosa succede il 21 gennaio 2013? Siamo scavallati l'anno. Poi ti spiegherò anche il 25 dicembre, perché magari nelle prossime. E come mai hanno fatto? Perché il 25 perché dicembre? Perché gli hanno fatto nascere il 25 dicembre? Perché il 21 dicembre è il solstizio d'inverno. Stiamo parlando del Sole Invictus, dei 3 giorni che il Sole rimane fermo nel cielo e poi ricomincia la sua corsa verso il solstizio d'estate, passando per l'equinozio. Ok? Ora, quel giorno lì, il 25 dicembre, è il primo giorno dell'anno solare, nonché il primo giorno dell'anno fiscale. Il 25 dicembre, mentre noi brindiamo a quella che è la rappresentazione del Trust, che è l'albero di Natale, nonché alla nascita, perché noi brindiamo davanti al presepe, noi stiamo dando consenso, qui pure potremmo farci quanti convegni ti pare sul consenso, noi stiamo dando energeticamente il consenso al rinnovo dei nostri bond, degli asset che ci emettono alla nascita. Quindi evviva la schiavitù. Poi le leggi universali fanno il resto, perché io do consenso, capisci? Cioè è un po' contorta la cosa, ma manco tanto se ci arriviamo con i ragionamenti. Non è finita. Dopo la confutazione non è intervenuta, arriva la foreclosed, la preclusione, chiuso ab origine. Quindi la Italy Republic of, che era Regno d'Italia, trasformata in nome ma non di fatto, è chiusa, nulla e annullata qua a 1934, compresi tutti gli atti amministrativi che si sono eseguiti, compresa la Costituzione, ok? Ma non è finita lì. A quel punto Eterant uccide Raffa, e qui siamo a un altro momento magico della procedura PPT. Sono 3 i trustee: Eterant uccide Jarraf, Caleb Paul Skinner e Randall Inner. 3. Non sono tutti e 3 d'accordo sull'azione che poi in realtà farà Ether per tutti, che è quella di istituire un fondo
di preclusione globale, quindi il pignoramento di tutti i beni di tutte le aziende che erano là dentro e farle confluire tutte in questo fondo che si chiama, guarda un po', One People. Quel fondo è intestato come beneficiario a Eternal Essence. Beh, scrivere il nome di tutti gli 8 miliardi, se mai fossimo 8 miliardi, in una carta, qualche centinaio meno, centina forse di meno, e quindi Eternal Essence cos'è? Essenza eterna, quello che siamo tutti. E torniamo alla legge naturale, siamo quella vita. Deposita altri due documenti, uno che è Eternal Essence proprio, che sono tre i documenti del 2013, 18 marzo 2013, deposita Eternal Essence e deposita I Universal Value. Che cos'è? Io valore universale. Attenzione, sono da leggere veramente con il cuore aperto, perché altrimenti ti trapassano da parte a parte. Hanno una componente spirituale, tutta la procedura OPPT ha una componente spirituale altissima. E lì OPPT non ha più necessità di esistere. OPPT a oggi è un trust chiuso, non esiste più, ha eseguito il suo compito, è stato chiuso insieme alla Security Exchange Commission, insieme al Tribunale dell'AIA, insieme all'ONU, insieme a tutte le banche e tutti i governi in parvenza di stati. Quindi ha eseguito il suo compito. A oggi, quando io sento dire entrate in un altro trust o in una setta, ci abbiamo avuto la setta per l'impronta digitale, spieghiamo. Allora, attenzione, la procedura non è finita lì, o meglio, la procedura è finita lì. Il fatto che Ether abbia chiuso PPT e quindi nessuno lo può più usare, perché non è che era preoccupata che io venissi messa in un trust, che non è possibile, perché se il trust è tuo, non è che io possa arrivare a mettermi nel tuo trust senza il tuo consenso, attenzione. Ma era più, semmai, certa, no, preoccupata, certa, che l'avrebbero usato, l'avrebbero riaperto, avrebbero fatto, comunque l'avrebbero usato per fare altro, quindi lo ha chiuso. Ma questo atto ha reso la documentazione OPPT in perpetuo, vuol dire che non deve essere più mai più depositata, anche perché ha chiuso la SEC e dove la depositi. Willow, si chiamano i documenti di Ether, si chiamano Willow. Cosa significa? Ordinanza di legge non naturale, universale, documenti eterni universali, Ether dice. Ora, che cos'è sto io sono I am, poi in realtà e l'AI e tutta la procedura che poi noi abbiamo usato, che lei chiama nuova governance, ok? Il nuovo modo di gestire i rapporti, in consuetudine nuova, perché lei dice potete fare gli stessi governi, le stesse forme di governo, potete fare le nuove forme di governo che vi piacciono, potete non avere nessuna forma di governo. E lì dona i documenti di io sono, I am, io e io sono. Perché l'impronta digitale? Perché il problema qual è? Che noi abbiamo a che fare con un sistema schiavistico, no, che è rimasto ancora in piedi, aspetta, per consuetudine e consenso. Così completo anche, esatto, la domanda viziosa, la domanda leziosa, ma anche un po' viziosa. Cioè, ecco, vedi, l'impronta digitale, la nuova egregora, un recinto di energia che viene risucchiata attraverso quell'impronta che rappresenta il sangue. Allora, intanto rappresenta il sangue, perché se io torno dalle acque, battesimo, da dove, no? Sono vivo, emergo dalle acque, perché prima il battesimo era l'immersione totale sotto l'acqua e poi per riemergere sulla terraferma vivo. Cosa distingue un essere inanimato da un essere vivo? Il fatto che ci scorre un liquido dentro, che possa essere linfatico, che possa essere negli insetti, ma si chiama sangue. Come io posso dire che sono vivo se non attraverso il fatto che sono sangue, carne, ossa e sangue? Attenzione, il notaio, il pubblico notaio, o meglio i notai, sanno bene questa cosa.
Tanto che provate a chiedere a un notaio di farvi mettere un'impronta digitale sui loro documenti, ti dicono subito che non è possibile. Perché? Perché l'impronta digitale di un uomo vivo annulla il sigillo del notaio. Perché il sigillo del notaio è la stessa impronta, ragazzi. Il sigillo del notaio è l'impronta. E infatti di solito la ceralacca, la gomma, ti ricordi com'era rossa? Col sigillo sopra. Col sigillo sopra. Quindi. E chiude il documento. E allora di che parliamo? Stiamo parlando di una procedura che loro hanno preso nella natura, artificializzata. Esatto, e trasformata nella modalità con cui tu non ce l'hai. Il sigillo, tu uomo, schiavo, non ce l'hai. Tu c'hai solo la firma che ti ho insegnato io a scrivere, ma ti ho insegnato che in un atto notorio sostitutivo dell'atto di notorietà, quando ce l'hanno fatta e fa panna in giro durante questi 3 anni, no? Le dichiarazioni sostitutive, io dico, io, intanto dico la sottoscritta, sotto la scrittura, quindi sotto la verità della legge naturale, sotto nel diritto, scritta sotto, e in realtà dice sì, ma perché scritta sotto? Non è scritta sotto, è scritta di lato. La sottoscritta Banco Barbara, prima il cognome e poi il nome, e invece firmo Barbara Banco, perché quella Barbara Banco è l'amministratore, è quella che loro hanno incaricato di dare il consenso da parte di uomo vivo. Perché l'impronta digitale? Perché nei documenti eterni e universali dell'IEM c'è scritto che Eternal Essence, che è famosa, quella famosa Eternal Essence dentro la SEC, la beneficiaria non solo della UCC, del fondo One People, ma che anche rispetto ad ognuno di noi, la beneficiaria di 10 miliardi di risarcimento, danni 5 miliardi e di quota capitale 5 miliardi. Oh, vagliamo 5 miliardi dentro la SEC quota capitale e 5 miliardi di risarcimento danni, oro e argento. Poi mi spiegano dove vanno a prendere l'oro e l'argento che fa vari programmi di ripristino, ok? Quindi Eternal Essence, che è la finzione giuridica, perché dentro la SEC è la finzione giuridica, anche se ha un nome importante e ha comunque un documento che lo spiega, e Ether nella sua perfezione, perché è veramente perfetta quella procedura, lei scrive in minuscolo embodied, che è molto arcaico, sai, antichissimo, devi andare nel dictionary law per andare a cercare che perché l'ha scritto in minuscolo. Eternal Essence, la finzione giuridica, il corpo è lì. Allora ecco che arriva l'uomo vivo, l'impronta digitale, gli strumenti della IEM, le dichiarazioni, che non sono documenti, documento è una cosa, dichiarazione è un'altra roba, io dichiaro, il documento lo firmo, la dichiarazione l'autografo, quindi la donna viva amministra la finzione giuridica dentro la SEC e ha fatto un miracolo, ha fatto emergere l'uomo dalla finzione giuridica. Quel fatto mai esistito, normalmente accettato, è sempre stato l'uomo, ingannato, frodato, ma sempre stato lui, identificato in quella finzione giuridica. Sai che è interessante molto, perché questo è un ponte, è l'agente autorizzato da me, è il ponte che c'è tra quella corporation che non può parlare con uomo vivo, per questo crea la finzione giuridica, e uomo vivo, ma non perché la corporation ti dice che cosa devi fare, perché il ponte è in salita, è uomo vivo in giurisdizione superiore, legge naturale, che scende a parlare con la corporation. Attraverso cosa? Attraverso un ponte, perché se no non c'è da parlare. A questo punto però l'aspetto critico è il dialogare con un sistema che è consapevole di non esistere nella realtà, ma di continuare a esistere nella finzione. E dunque molti sollevano il dubbio non tanto della validità di questa operazione, di questa modalità di svelamento, quanto sulla sua efficacia nel quotidiano, cioè poi soprattutto dopo
e tu sai bene, insomma dopo l'attacco che comincia ad arrivare da parte dei media nazionali, non solo. Diciamo che il voler sollevare quel tipo di criticità, cioè sì, va bene, avete ragione, è tutto giusto, ma tanto poi il sistema ti mette le mani addosso, ti prende a schiaffi, ti mette le manette e tu hai finito di parlare. Perché che cosa fa se non sei autodeterminato? Ti mette le mani addosso, ti mette le manette, non ti fa parlare, ti mette il bavaglio, ti fa la punturina. Cioè, attenzione, qui è una scelta, ecco l'autodeterminazione dove ha origine, in quella scelta che dello zainetto, perché o lo voglio vedere o non lo voglio vedere, il sistema va verso quello. Non è che perché io non ci parlo, lui con quelli che rimangono dentro è bravo, buono e bello. Con quelli che rimangono dentro è più veloce, è più facile. Non c'è più manco bisogno. Anche il dolore. Sì, però, non c'è manco più bisogno della finestra di Overton ormai. Non ti accorgi se resti dentro, non ti accorgi. Non ti accorgi, ma sei nel tritacarne, quello è il tritacarne. Allora, ma basterebbe soltanto allora a questo punto, ne parlavo anche con l'amica questa mattina, semplicemente ignorare, quindi operare secondo il proprio, come dice lei, sentire, sapendo di essere in onore, nel giusto, e quindi facendo il conto solo con se stessi e con la propria coscienza. Ignorando significa tu fai il matto, arrivi a casa, batti i pugni sulla mia porta, arrivi con l'ariete, vuoi sfondare tu. Io non ti vedo. Qualcuno riesce a farlo, Barbara, qualcun altro no. No, allora attenzione, io non ti vedo, ma rimani in un qualche modo. È come se tu ti mettessi dentro un recinto da solo. Mentre qui noi non stiamo parlando di mettersi dentro un recinto, noi stiamo parlando di ripristinare ciò che è sempre esistito. Quella legge vera che permette a tutti di essere in equità. Attenzione, qui non è un problema di sto nel mio, non mi faccio vedere, zitto zitto. Qui è un problema di vita o di morte, non so se ci siamo accorti. Qui è un problema di vita o di morte dei nostri, se vogliamo chiamarli, della nostra progenie. Quello è vita o morte, perché già li hanno indotti a un comportamento folle, specialmente quelli di una certa età. Adesso già fanno vedere bene il condizionamento di che tipo è stato, totalmente distruttivo, e su questo guarda ti preannuncio. Ormai affiora anche sulle copertine dei libri di testo, esatto. Cioè, mentre prima era fra le righe, adesso proprio sbattuto in prima pagina. Esatto, cioè, non c'è perché lì c'è l'abitudine, come dicevamo, no? La finestra di Overton, la pillolina, la gocciolina ha già eseguito il suo compito. Quindi, attenzione, io posso stare anche zitta, tanto sapendo di stare zitta, lì entrano in funzione tutta una serie di problematiche che poi vengono da dentro, perché un conto è la verità, un conto è la menzogna. La verità avanza da sola, la menzogna ha bisogno di un sacco di complici, che vuol dire che se io so una verità e non la porto, io sono complice di quella verità. O meglio, sono complice di quella menzogna. E quindi di conseguenza sono colluso con quel sistema. Quindi come la metti o non la metti, o agisci per quello che sai, oppure sei dentro il sistema con tutte le scarpe, anzi, sei il dottor Mr. Smith della situazione. Perché? Perché sai anche le cose. E no. Allora, è vero che il sistema ci viene addosso, perché viene addosso a me, perché mi dicono che io sono il capo della setta. Ma ti posso assicurare che il popolo di cui parlo e di cui tu hai una piccola rappresentanza, perdonatemi se dico rappresentanza, qui... Attenzione, è un popolo che la prima cosa che si è arrabbiato non è tanto che siamo andati dentro le Iene e che hanno detto come si permettono di dire che io sono adepto. Attenzione, io non sono un adepto, io sono uno del popolo come Barbara, quindi non ci ha tanto disturbato nel primo servizio il fatto che dicessero che io sono, ma che ci hanno chiamato adepti, perché qui stiamo parlando di una nazione. Nazione, N uomini, un numero indefinito in azione, sì. Ma il vero significato di nazione, se andiamo a guardare un po', no, quello che ci dicono adesso, quello che dicevano all'inizio è insieme,
No, attenzione, di persone, insieme di uomini e donne che hanno da lungo tempo interessi in comune. Sì, usi e costumi. No, no, hanno interesse tempo. Comune l'acqua, l'aria e la terra, che una è. Non so, 10 acque, 10 arie, 10 terre, lo vedi, no? E le inquinano tutte. E finisce dicendo che si sentono una sola razza. A me interessa questo. E l'abbiamo fatta emergere come giuridicamente, perché attenzione, fino a che l'autodeterminazione si basa, e qui il sistema ha lavorato bene, dividi ed impera, mille modalità di sovranità, tutte coi timbri. Ora ci arrivo, mi stai dando un assist, ce l'ho proprio. Ce l'hai lì? Se sta lì, ce l'hai lì. Sta montando, bravo, allora mi aggancio subito. Agganciati. Tanti, ma tutti con lo stesso obiettivo. Sì. L'autodeterminazione, che non è una sindrome, no, è semplicemente una, perché sembra essere diventata una malattia, in quanto avendo lo stesso obiettivo, apparentemente stesso obiettivo, stesso comune nemico, perché poi il nemico, che nemico proprio, il mio nemico, cioè il nemico del mio nemico è mio amico. Allora, e invece questo no, si è riusciti a concretizzarlo. Ora non voglio fare i nomi di tante situazioni che tutti noi conosciamo, ma sono diverse e svariate. Tu sai che in questi anni ho provato, seppur molto molto dietro tante quinte, dietro le decime, dietro le centesime, le quinte sono diventate centesime, perché ho arretrato sempre di più, di vedervi tutti insieme. Pure io. Ma tutti insieme, questa dispersione assurda, inconcepibile, e anche, non solo inconcepibile e inaccettabile, ma anche come posso dire, imperdonabile, non perdonabile. Personalmente non la perdono. Ma cosa ci vuole per mettere insieme avendo lo stesso obiettivo? Allora, attenzione, il problema delle due è l'obiettivo. Lune è lo stesso obiettivo? No. È lo stesso intento? No. Però abbiamo lo stesso nemico? Sì. E allora? Allora, siccome io l'autodeterminazione la conosco da un po' più prima, brutto un po' più prima. Però è bimbesco. Dai, io ci sto, lo sai come, senso. Tu lo sai. Un po' più prima sai di più. Esatto. Tu lo sai che mi piace giocarci, no? E più meglio assai. Esatto. Un po' prima di OPPT, quindi era un argomento che io avevo già visto, e la mia prima modalità di autodeterminazione è stata la sovranità individuale. Stiamo parlando di documentazione che arrivava dall'Australia. Santos Bonacci, e quando io l'ho scritta me la sono... L'hai trovata nel marsupio di un canguro? No, l'ho trovata in Italia attraverso i sovrani, così si definiscono, che hanno studiato Santos, hanno riportato in italiano, perché la documentazione di Santos è tutta in inglese, quindi sai che gli italiani hanno un po' di problemi con l'inglese, anch'io ce l'ho un po' di problemi con l'inglese, lo comprendo però. Interessante questa cosa, che lo leggo come se fossi italiano, e quindi io mi sono redatta questo documento di autodeterminazione, di sovranità, l'ho autografato, ho messo l'impronta digitale, e poi il passaggio successivo era: vai in comune e fatti mettere un timbro. E lì ci ho avuto un sobbalzo. Ho detto, aspetta un attimo, me la sono riletta, no? Era tutta molto bella, molto forbita anche. Ho detto, ma io sono un sovrano, gli sto dicendo. Mi dici che sono un sovrano? Perché se non mi rispondi per 15 giorni, e quindi io starò lì con l'ansia, speriamo che non mi risponde, io sono sovrano. Però se entro 15 giorni tu mi rispondi, io non lo sono. Che poi è l'istituto diplomatico, si muove nello Attenzione. Stesso identico modo. Attenzione. Cioè, il corpo diplomatico che cos'è? È un corpo nel senso stretto del termine. Cioè, esatto. È il mio corpo. Esatto. E sono il mio stato ovunque io vada. Stato di corpo.
dominus del mio corpo. Questo è lo stato diplomatico. Esatto, no, ma anche lo stato di corpo, domiciliato in corpo, perché... Ok. Quindi non è una stranezza giuridica. Ma stai scherzando? E dunque la sovranità invece perché non attecchisce allo stesso modo? Attenzione, allora dopo PPT, all'inizio c'era solo questo, poi dopo PPT, il blocco di OPPT, attenzione che OPPT è stata bloccata attraverso le sovranità, le modalità che di sovranità. Esistevano. Certo, è stato trasformato tutto velocemente, io me lo sono visto perché io sono stata... buttata fuori dai gruppi di OPPT. La stessa cosa dice qualcun altro. Sì? Beh, io ti posso dire una verità. Sì, ti posso dire una verità che siccome noi siamo... Anche lì si è cercata una sutura, no? Con chi... Beh, sta di fatto era che... Cioè voi eravate un gruppo alla sì, fine. Sì, eravamo una quindicina, diciamo, dietro alle quinte, poi c'era il gruppo di divulgazione, due gruppi di divulgazione di Facebook, non c'era Zoom, non c'erano tutte queste cose. L'unico modo di comunicare con l'America era la Skype e attenzione, con 5 in Skype era già la connessione, se faceva bene dire, certo. Cioè attenzione, certo. No? Siamo già in un'altra epoca, ok? Io non ho da dire molto perché c'erano gente a testimonianza che è venuta a testimoniare, cioè nel senso, nelle prime Zoom di questo percorso, di questo viaggio, perché noi abbiamo tutto pubblico, tutto lì, stranamente tutto lì non censurato, ma che strano, tutto lì. Ma anche lì hanno fatto appunti. Certo, perché come non ci mai non, la non li censurano? Perché il popolo è la vera entità di cui stiamo parlando, non il singolo. Facile censurare uno, facile censurare un autodeterminato qua, eccola la risposta alla tua domanda, un autodeterminato lì, un autodeterminato là, poi possibilmente con due documenti diversi. Con quello e con quello, mi raccomando, chi è più bravo? Io sono più bravo, non te ne fa quello che dico io. Questi sono gli autodeterminati, Le varie forme di auto, senza stare qui a discutere, no, a dire le sigle, ma insomma sono diverse. Ecco, una buona parte di questi nelle loro documentazioni aggiungono la documentazione PPT, Tribunale Popolare, il Trust Giurisnaturalistico, Popolo di Madre Terra. Però ce la mettono in un trafiletto e non la spiegano. Ma perché? Perché attenzione, se io fossi andata, che non ci sono mai andata a depositarla al comune, quella mia atto di sovranità, se io fossi andata lì e avessi affidato a quel timbro la mia sovranità, nel momento in cui la corporation che sta dietro a quel timbro non esiste più, la mia autodeterminazione non vale più niente. Zero. Ora... attenzione, perché c'è un miracolo, perché io, chi, lo sapete, abbiamo invitato praticamente il mondo seduti alle nostre assemblee, perché noi abbiamo una bella assemblea, il popolo si riunisce, ma non è che si riunisce in due, tre, si riunisce, che tre già sarebbero più che sufficienti, ve lo dico, il popolo di cui sto parlando si è istituito con una proiezione, con un affidabile al governo, con una notifica di evidenza di disonore che è una sentenza in giudicato dal popolo. Avete fatto una sentenza dal popolo? Eh già. Lo prevedi? Tu lo prevedi? Esatto, adesso ci arriviamo. Una sentenza in giudicato, una risoluzione ferma nel commercio, autografata da 600 uomini vivi. Io ce l'ho messa insieme. Ma perché loro ci volevano stare insieme? Perché loro hanno compreso qual era l'intento. Mentre qui, quando sono di fronte agli autodeterminati, e te lo dico, miracolo, c'è un embrione di questo, in questo momento c'è un embrione di questo, ci sono autodeterminati che hanno compreso che non possiamo partire dal documento, dobbiamo partire dal principio, e qui stiamo elaborando insieme uno strumento unico, due pagine, semplice, eccetera, la legge naturale è semplice, da autografare tutti da uomini vivi. E qui ti dico che questo è già sul pianeta, no, soltanto in Italia, ma qui è determinante che succeda e ce la stiamo mettendo tutta. Ma c'è comunque un popolo, una nazione, la nazione, si chiama Noi è la nazione, vi siete permessi di fare la nazione? Sì, perché uno ha autodeterminato qui, uno lì, uno là, il sistema sorride, hai seguito il suo compito, ci hanno divisi, operate ognuno per conto vostro. Ma quando, e ecco il motivo per cui le Iene siamo tanto simpatici, ma quando
Uomini e donne vive si uniscono, cooperano alla creazione di documenti, non calano dall'altro perché sei bravo te, perché siamo bravi tutti. E imparano attraverso quella, fare quel documento, imparano a cooperare e si sentono un popolo e fanno l'intento che dicono di fare, che dicono di essere, e a quel punto emanano questa nazione e insieme a quella sentenza in giudicato la mandano a 65.000 PEC istituzionale. Siamo al 2021, eh? Siamo a novembre 2021, eh? 65.000 PEC istituzionali, poi mi spieghi chi è che non l'ha ricevuta, diventano autodeterminazione di popolo. Tadan! È successo. Ora è un problema Houston, io dico sempre Houston, ma non intendo Houston della NASA, intendo quello di Houston un po' più alto, eh. Abbiamo un problema Houston, qui si è manifestato un popolo autodeterminato. Che novità! Scusa. Esatto, ma che novità? Non si può, il sistema non può dire che l'autodeterminazione dei popoli non esiste, perché ci ha fondato le nazioni. E lì andiamo a quella che loro chiamano ONU, al 1970, dove diciamo che loro scrivono, loro, legge loro, non è che mi interessa tanto a me, però è la loro legge e siccome tu fai una legge poi la rispetti, perché la legge non la fai per me come hanno fatto negli ultimi anni, la fai per gli altri e te non la rispetti, ultimi anni, secoli, eoni, ok? Cosa dice? Dice che se una nazione, e quindi una nazione autodeterminata, non riconosce l'autodeterminazione dei popoli, perde l'integrità territoriale. Attenzione, l'integrità territoriale. Eh già, perché vuol dire che te, non riconoscendo l'autodeterminazione del popolo, non riconosci la tua autodeterminazione. Quel terreno si chiama proprietà alluviale. Terra di nessuno, terra di tutti. No, cioè significherebbe tradotto, se non riconosco te che sei il mio contenuto, io come contenitore non esisto più. Brava! Oh, hai sintetizzato, sei super promossissima. Super promossissima. No, perché cerco sempre di, diciamo, sintetizzare. No, l'immagine per chi ancora ha, diciamo, faticosamente cerca di, e lo capisco, di avere un approccio integrato con questi contenuti, cioè sente che magari mi risuonano, però non si riesce ad arrivare a tutto. Beh, la analisi e sintesi è sicuramente una tua prerogativa. No, ma non volevo dire questo, era per capire se avevo capito. Sì, che avevi capito. Sincera, cioè, hai capito bene. Insieme a me capisci qualcun altro, siamo contenti. E ecco qua che ci mandano addosso chi? Quella struttura, quindi quella scatola nera di cui si sono serviti sia per passare, come dicevi giustamente te, il messaggio mieloso e rassicurante che è servito a la goccia, sia il messaggio di terrore che è servito a proteggimi ti prego, aiutami ti prego. Certo, sì, okay? Insomma, la vittima poi cerca la protezione del suo carnefice, e questa è una storia molto vecchia, insomma c'è la gallina di Paolo. Allora diventiamo la setta, allora diventiamo chissà quale gruppo anarchico, e lì ci sarebbe da leggere e da studiare. Fa parte del linguaggio, sì, ma ci hanno si dato... bu, no bu, sì. Si pa, no pa, okay, bravissimo. Si su, no giù, si qua, ma no là. Hanno fatto accuse gravi al popolo. Sì. A questo popolo autodeterminato hanno fatto accuse gravissime, scusate, gravissime. Ci hanno accusato di induzione al suicidio, di un ragazzo meraviglioso che secondo me non conoscevano manco a casa bene. Mentre voi lo conoscevate, e sì, tu mi stavi raccontando un po', sì, di tempo fa, poi a questo mi aggancerò per chiederti come ha reagito invece il tuo territorio, ma ci arriviamo. Sì. Parliamo di questo ragazzo. Sì, che te lo dico come abbiamo reagito noi. E ci hanno accusato di essere anche ladri. Allora la mia domanda è, attenzione, intanto dovrebbero preoccuparsi tutti di una situazione del genere, perché vuol dire che posso andare in televisione ad accusarti, a dirti chissà quale ingiuria, se non reati proprio veri e propri,
senza passare per un tribunale. Allora il tribunale diventa la televisione. Perché... Beh, la TV è diventata tribunale da almeno dalla morte del piccolo, come si chiamava? Bravo. Bravissima. Grazie. Da Alfredino in poi si sono aperte le acque. Cioè noi abbiamo un prima Alfredino e un dopo Alfredino. Ce lo ricordiamo perso tutti. Ho la pelle d'oca. Perché quella prima notte con quella TV sul posto. H24 sul posto, che cercava di captare i respiri, sì, di quel bambino e cercava di tradurre il respiro televisivo, che è un ossimoro. Non esiste il respiro attraverso la TV, non esiste. La TV è finzione nella sua natura, nasce in un grembo, in un utero finto, in un utero comunque meccanico, e quindi è nella sua natura non poter essere viva. E come diceva recentemente quel signore, di cui pure non faccio nome perché non merita la pubblicità, che finalmente l'uomo è arrivato a superare Dio, perché Dio in fondo, non voglio fare pubblicità a quel signore, perché Dio in fondo è stato in grado solo di creare la vita organica, mentre l'uomo, e si è dato dell'uomo, innalzando la propria posizione su questo pianeta, perché darsi dell'uomo significa aver offeso tutti gli uomini, dandosi dell'uomo dice, mentre l'uomo è in grado, è stato in grado ed è in grado di creare la vita inorganica. E lì è scattato anche l'applauso. Beh, noi no. Noi no. Ovviamente non diamo il consenso. Però quello, cioè, insomma, c'è da dire che le fasi, diciamo, di questo di questa involuzione, che oserei dire oltre transumana, perché anche transumanesimo, fateci caso, è un termine che sta facendo, che sta venendo diffuso, distribuito, inoculato in maniera così fluida e rarefatta, che la gente comune, cioè l'uomo della strada, senza, in senso positivo, non in senso dispregiativo, l'uomo della strada, cioè quello distratto, che lavora, che ha famiglia, che sente la TV mentre mangia, sta accogliendo in una maniera che dire normale è quasi eufemistico, più che normale. Perché è, oramai è un lavaggio, è un candeggio della testa, è un candeggio del cervello. Transumanesimo, se chiediamo a un ragazzo cosa vuol dire, non solo non si stupisce, non si agghiaccia. Lo difende. Ma non si agghiaccia, non si sente deturpato, non si sente violentato. Transumanesimo è un neologismo, è una nuova parola che sta abituando, come diceva un altro al quale non voglio fare pubblicità, 2 anni fa in TV alle 9 di sera da casa sua, mentre emanava è un nuovo termine, è un nuovo termine che stanno facendo in modo di far rientrare in un nuovo linguaggio, in un linguaggio interiore. Attenzione, perché il linguaggio delle parole, che sono forma, sta man mano assumendo le nuove forme di un linguaggio interiore, perché quella nuova forma sta creando una nuova sostanza, e questo è agghiacciante. Non lo possiamo permettere. Vedi perché ti alzi in piedi, ti autodetermini? Perché non lo puoi permettere. Cioè quel no non viene da qui, viene da quel retaggio, e è no. Ma guarda, transumanesimo è una parola che sto pronunciando adesso, e chiedo scusa anche per averla pronunciata, perché sono una che da 3 anni a questa parte, ma sono sempre stata molto maniera della parola, non vuole dare né forza né energia a termini che sono stati in questo candeggio per 3 anni, questo candeggio neuronale. Vorrei tornare sulla storia di quel ragazzo, sì, per chiederti anche come ha reagito il tuo territorio, cioè la gente attorno a te. Il popolo. Come, sì, non quella delle Zoom, le cose, proprio lì dove tu vivi, quando c'è stato questo attacco. E soprattutto come, che vicinanza c'è rispetto al percorso che tu stai facendo e che stai aiutando altri a fare, come viene considerato? Cioè, la gente del posto, come...
come respira, respira in assonanza, respira all'unisono con questa, con questo cammino, con questa, questo, queste ali che stanno cercando di decollare, per qualcuno sono già decollate, siamo nati decollati, alcuni, oppure cosa? Allora, inizialmente ti dico che dopo il primo servizio ci sono stati 2-3 che mi hanno chiamato in maniera molto circospetta e mi hanno detto: ti ammazzano, ti fanno fuori, sono veramente preoccupato per te. Perché? Ti fanno fuori. Cioè, c'è stata subito una... chi è venuto davanti a parlare è stato quello che, sapendo, conoscendo, anche non mostrandosi palesemente, segue, sa, si muove, cerca di informarsi. Un po' quelli che dicevi te, no? Che sanno che se cadono si rompono il ginocchio, si fanno male al ginocchio, no? Che muoiono, ok? Ma poi c'è stato un abbraccio, cioè c'è stato un sostegno reale? No, reale. Anzi, e che cosa è successo? Che poi, è qui che io punto l'attenzione, i bambini, i ragazzini di 17, 15, 13 anni si permettono di violare non solo la mia tranquilla, il mio tranquillo caffè al bar, ma che approfittano del fatto che c'è un bambino di 7 anni per non solo prendere in giro me, che sinceramente me li guardo e dico: leggi naturali, cioè io ci credo fino alla fine, ma ci credo perché l'incarno, e quindi so benissimo che pagheranno tutto ciò, ma non perché c'è un pagamento, ma perché c'è un riequilibrio, ok? Ma che si permettono di prendere in giro il bambino, che poi tra l'altro è quello che succede sempre. Quindi cosa ho visto, cosa ho notato? Semplicemente che la gente adesso mi guarda, molto circospetta, perché voglio dire, le accuse sono grandi, no? Ma se ti posso dire, a me sinceramente, posso dire una parola bruttissima, siamo in televisione, fregava proprio poco prima, adesso proprio zero, a me. Non potrebbe essere questo lo spunto per ricominciare? Perché recentemente sto valutando, è un mio vecchio pensiero in realtà, non nasce ora, di ricominciare, diciamo, dal nucleo, dal micronucleo, per espandere. Ora, il lavoro che si sta facendo è un lavoro macroscopico. Ma anche micro. E se invece si ricominciasse dal piccolo, no, cioè proprio dal tuo territorio, esatto. Che allora mi stai dicendo ha mostrato diffidenza. Perché? Beh, ma certo. Allora, ma io ce l'avevo anche prima la diffidenza. Okay. Secondo te è il caso di puntare su ciascuno di noi, soprattutto avendo agganci con chi durante tutta la sua vita è riuscito a creare una certa stabilità, una certa credibilità, no? Per cui se si muove in un certo modo ha più percentuali rispetto ad altri di non di avere il seguito, perché è il guru e quindi poi c'è lo sciame che lo segue, ma sulla base di quella credibilità, che poi è una parola che ultimamente di cui hai parlato, sì, nel tuo precedente incontro, esatto, prima di arrivare a Roma, prima di arrivare qua, e nella quale sai che ho sempre creduto assolutamente, e che so essere, come lo sai tu, il risultato di una costruzione mattoncino su mattoncino di un edificio che durante tutta la nostra vita può o diventare sempre più solido oppure semplicemente sgretolarsi. La credibilità non te la regala nessuno, ce l'hai perché hai fatto qualcosa nella vita che ha lasciato dei segni, delle impronte, e come dice anche l'artista, non voglio parlare, seguivo un artista alla Biennale di Venezia che diceva che quando si trattava di fare interviste lei non voleva mai esserci, perché insisteva nel dire: le mie opere parlano per me, non c'è bisogno che la gente ascolti la mia voce, la storia della mia vita, ci sono i miei quadri, ci sono le mie sculture, quelle sono la mia voce. Non pensi che sia il caso di ricominciare adesso, anche per ridare per cominciare a dare qualche aggancio pratico, dopo tutto quello che si è detto ovviamente,
e ripartire ciascuno dal proprio nucleo, dal proprio microelemento, per espandersi a modi meiosi e mitosi, come fa la cellula, per diventare un aggancio e un ponte a tutto quello che c'è attorno, senza bisogno di convincere nessuno, oh no, ma semplicemente fondando su quello che si è costruito nella vita. Allora, sono d'accordo, anche perché questo è il valore, ok? La credibilità è il valore che parte dal fatto che ce l'abbiamo tutti, punto, e il sistema è molto chiaro su questo, lo sa benissimo, infatti lo dà a tutti il bond alla nascita, l'asset alla nascita lo dà a tutti, ma che poi chiaramente viene implementato, sì, sicuramente con la credibilità dovuta alle opere, ma perché cosa sono le opere? Sono quello che io faccio, no? Quello che io dico, come mi comporto, come che cosa sono disposta a donare. A che cosa? A quel piccolo nucleo che sarebbe poi il luogo intorno a me. Cos'è il luogo intorno a me? Diciamo che io abito in un comune, in un piccolo comune, ma quel comune che cos'è? È una comunità, attenzione, le parole sono interessanti, non trovi? Dalla comunità di Pinco, la comunità di Pallino, sono diventati il comune di Pinco e il comune di Pallino. Quando l'istituzione è arrivata a regolamentare l'esistenza di quegli abitanti che sono diventati cittadini. Vedete, c'è una differenza sostanziale, naturale, giuridica. C'era bisogno? Eh sì, c'era bisogno per la giuridica più che per la naturale. Ora, cosa fa sto popolo in realtà? Ma questa cosa il popolo la fa da sempre. La prima cosa che è nata dopo che la gente ha cominciato a sapere questa cosa, è stata proprio creare quelle che noi chiamiamo le terre, che si rifanno a quelle che in Italia potrebbero essere chiamate le regioni, ma non solo le regioni, anche le province. Quindi si è creata una rete spontanea, attenzione, spontanea, per far che? Per operare sul territorio. Sto popolo già opera con le, non so se chiamarle, per comprenderci dovrebbe essere guarigione attraverso modi diversi, ma potremmo chiamarla anche sanità, ma quella vera, la sanità dell'esterno, la salute, ok? Opera lì, opera con mano a mano che incontriamo meravigliose anime che risuonano, vedi Fausta, Lombardia TV, Roberto e tutto lo staff di Lombardia TV, ma soprattutto mette in campo la scuola con la Q, e alla nostra c'è la Q. Sterrone finalmente è diventato matita blu addirittura, quindi questo errore ormai è diventato una verità. La nostra scuola c'è la Q, è diventato il teatro, è diventato gli incontri, è diventato i progetti, è diventata la gratuità, è diventata la comunità che vuole vivere la sua realtà, no un'illusione creata da qualcuno, state tutti bene, quando ognuno arriva, e prima era soltanto il popolino che viveva questa realtà, ma piano piano che andiamo avanti ci si rende conto che il sistema non è carino neanche con i corsari, invece che solo con i pirati, perché sai, pirata era quello che diceva, lo schiavo che scappava e diceva no, quindi un po' potremmo dire gli autodeterminati, ma i corsari erano quelli che venivano pagati a corsa per far finta di essere pirati, per arrivare dall'altra parte e razziare solo le navi dell'avversario. Quindi pure lì, attenzione, con chi dobbiamo parlare? Con i pirati o con i corsari? O con la gente? Allora io preferisco dire, parliamo con la gente, ritorniamo alla comunità, dove è tutta la comunità che si prende cura della comunità, un po' le tribù. Qualcuno potrebbe obiettare dicendo, ah, va bene, allora qua torniamo indietro. Ma che, con la macchina di Majorana? Beh, oggi non è... No, però voglio dire, tecnologia, no, abbiamo quasi, siamo in chiusura.
torniamo alle tribù, per lui vuol dire allora tanti anni di progresso per nulla, buttati in un caminetto col fuoco acceso, no. Addirittura vuoi tornare, detto a me, tu vuoi tornare alla tribù e poi allora ti provoco sulla tribù, ma anche sulla gratuità, perché forse è il momento, lo hai fatto altre volte, ma approfittiamo anche di questa occasione, per fare un affondo sul significato di questo termine, perché anche lì ci sono equivoci e fraintendimenti, perché la gente dice sì, va bene, ok, parlate tanto di gratuità, si parla di gratuità, sta di fatto che se io esco di casa e vado a fare la spesa non pago la spesa con un sorriso, perché mi cacciano, mi buttano fuori a calci. Ok? La vogliamo identificare un po' meglio questa gratuità? Sì, allora è chiaro che se vogliamo essere realisti, non è che siamo qui a parlare di... Noi stiamo parlando del ritorno alle leggi naturali, no il ritorno al gonnellino e alle macumbe intorno del fuoco, attenzione. Ah, però, attenzione, perché l'avere tante cose è la schiavitù. Più cose hai, più denaro devi avere, più denaro hai, capacità di gestire. Esatto, e metti in piedi. E fatica e energia. Esatto. Poi per gestire che cosa? Ma vogliamo parlare dei prodotti, di che stavano facendo adesso? Voglio parlare dei grilli, dell'imprenditoria di terra. No, dovremmo ma no, parlare no, anche delle antenne. Ne parliamo ancora. Ne parliamo in un altro. In un altro momento, poi riprendiamo un argomento per volta, ok? E lo svisceriamo. Lo stiamo dicendo che io non ho messo la nafta per arrivare qui, perché guardate che la mettiamo tutti, così come noi stiamo dicendo che se io non pago le tasse, io non pago le tasse, non è vero, ci sono le tasse indirette, io l'IVA la pago comunque quando prendo il panino o il pane, ok? Noi stiamo parlando di le risorse di questo pianeta che dicono sono finite, sono finite, come dicono pure che gli aerei che passano lasciano le scie, come quando eravamo piccoli, guarda, una ogni 10 anni. E qui addirittura questo, l'ultimo aereo era quello del Giro d'Italia, si è impallato su se stesso per giorni, ha creato una specie di reticolo di... Esatto. Esatto, quindi attenzione, qui non stiamo dicendo che perché dice voi volete far sparire il denaro, voi volete far sparire il denaro, questo lo fa, questa pure è un'accezione che mi fanno, magari te l'hanno fatta anche a te, allora fate il gioco del deep state, volete far diventare il denaro digitale, no, quello è loro che vogliono far sparire il denaro, noi non diciamo che vogliamo far sparire il denaro però che deve rimanere in un wallet, diciamo di ritornare all'economia reale, dove non è neanche lo scambio, nel senso del baratto, io ti do una cosa a te e tu mi dai una cosa a me. No. Le tribù, perché le ho nominate? Perché le tribù, quello che hanno, lo mettono al centro. E quello al centro serve a tutti. Io faccio un esempio per spiegare la gratuità. Con la signora Maria, lo vuoi sentire? Ci abbiamo la signora Maria, la pizzicagnola. E io cercherò di spiegargli che voglio dire con questa gratuità, no? Quindi entro e gli comincio a parlare dell'equità, del fatto che l'uccellino non paga il grano, infatti non è una questione di pagare il grano, è una questione di pagare tutta una serie di cose e di passaggi, perché la signora Maria ti dice sì, d'accordo, capisco tutto, ma la carne che mi arriva, i salumi che mi arrivano sono pagati, perché pago il trasportatore che mi fornisce il negozio, l'esercizio. Ce la so tutta questa, eh. C'è tutta la filiera. Esatto. Che... Vi ricorderei i 10 miliardi alla SEC, eh? Poi voglio vedere cosa vale il denaro quando tutti ci abbiamo 10 miliardi. Però continuiamo con la signora Maria. Quindi io arrivo lì, glielo dico, cerco di spiegare, lei mi fa tutte le accezioni che mi stai facendo te. Ma io quello lo pago. Ma io mica ti capisco, Sabba. Senti, mancano 5 minuti all'una, torniamo, andiamo a casa mia, che così continuiamo il discorso, intanto preparo il pranzo a Giuseppe che viene dal lavoro. Giuseppe arriva col vinello cavato dalla botte e me lo mette sul tavolino, c'è il formaggio che è passato da Paolo, il pastore, e l'ha appena preso, fresco fresco, buono, il primo sale,
una favola, lei tira fuori tutte le sue marmellate, tutto, mi tratta come una regina la pasta fatta con i pomodorini dell'orto, mi dà il limoncello fatto da lei con i limoni, quelli della basta, pianta. Fermati, perché poi la gente vuole già la cena. Ma cosa fa? Alla fine di tutto questo mi saluta dicendomi, ma io mica ho capito che è la gratuità. Lei l'ha fatta la gratuità non se ne parla, si fa. Che vuol dire se fa? Intanto cominciamo però a parlare. Però c'è qualcuno, ti porto sempre delle ma chi è sto qualcuno? Delle multinazionale? No, c'è sempre qualcuno che ha messo il proprio lavoro, no, nel produrre il formaggio primo sale, sì. Qualcuno che ha lavorato il maiale per creare l'affettato. Esatto, quella è l'economia reale. Esatto. Che cosa torna a chi ha infuso la propria energia per il primo quello sale? Quello che gli serve. Quando gli serve e dove gli serve. Questo accadrà nel momento in cui, diciamo, la comunità si sarà riprogrammata. Ma già è così la comunità, quella ancora molto legata alla terra è ancora così. E l'abbiamo visto in questo fine settimana, giusto appunto in questo paesino del Salerno, molto molto del Cilento, molto molto chiuso. E guarda caso, adesso vi faccio proprio l'espressione di quella giornata. Mi sono fermata a parlare con una donna, perché giocava, il mio figlio Shanti giocava con quest'altro, con questo bambino. A un certo punto è arrivato quest'uomo. Lo sapete che facevano? Rompevano i rametti per fare il fuoco, ok? Tutti insieme. E quest'uomo mi parla, voi siete quelli che sono qua in questo momento. Cercava di capire che cosa eravamo lì a fare, era solo per comprendere delle cose. Beh, morale della storia. La signora, il signore dice, mi guarda e dice, ma noi qui siamo un po' diffidenti, non è che crediamo molto. Poi dice una frase in strettissimo dialetto, tanto che io non ho capito una parola. La donna si alza, parte di corsa, entra in casa e gli dice, che sta succedendo? Esce fuori, sai le scole della pasta, quelle d'alluminio, del tempo, me la dà. E dentro c'era colma di galletti, i funghi, ok? Ancora sporchi di terra, appena raccolti, e mi dice, mi spiace, sono ancora sporchi. Mi dice, tieni. Cioè, scusami, ma non eri te quello diffidente? Io arrivo qui, non mi vedi, non mi conosci, perché lo fai? Perché è natura. Perché è natura, non è così difficile tornare alla natura, è difficilissimo mantenere in piedi un sistema che va talmente contro natura, e mi spiace dirlo, ma la sta distruggendo. No, attenzione, è un dato di fatto, è una macina dentro, è un'autodistruzione continua e costante. Capisci bene che sarà molto, non voglio porre veti e neanche muovere l'energia contraria a quello che è un progetto oramai in divenire, è anche inarrestabile. Perché no, inarrestabile. Questo processo è iniziato molto prima di 3 anni fa, ovviamente, ma tutti i processi che iniziano e che sono pronti per decollare quasi mai riatterrano, continuano il volo fino, cioè, come diceva Buzz Lightyear, l'infinito e oltre, non c'è un limite. E dunque, diciamo, la perplessità che però non deve fermare questo progetto è il sapere che sarà difficile, è difficile scardinare i palazzi, ma i palazzi intendo proprio i nuclei urbani, le città, che poi le città, parentesi, 15 aperte. Minuti, ma attenzione, no, ci stanno già pensando loro. No, ma le città viste dall'alto, però... Questo processo inevitabilmente sarà un po' più lento di quello che ci aspetteremmo e che vorremmo tutti noi. Le città dall'alto, tutte le città, basterebbe che ciascuno di noi guardasse una mappa di quelle che rete, voglio dire, la rete pullula di queste mappe, e sono esattamente dei circuiti, sembrano dei microcircuiti di computer, sono... si possono esattamente sovrapporre.
Questo che significa? Significa che come le figure geometriche non a caso sono state utilizzate nella preistoria, nella storia, dalle piramidi alle sfere, ai vari parallelepipedi, alle forme ottagonali, agli esagoni delle api, ai toroidi, cioè la geometria è sacra nel vero senso della parola, perché non è casuale che ogni fiocco di neve sia diverso da un, non ne esistano due uguali. Appunto. Ogni sacrosanta volta che cade un fiocco, che sia neve, attenzione, non che sia la plastica che sta che fanno nevicare recentemente, dà già la misura di una perfezione che la natura non ha bisogno né di far crescere e né di migliorare, è già perfetta di suo. È questo che sto cercando. Però Barbara, voglio dire, e sempre portando la voce di tanti che sento, sarà un processo inevitabilmente, diciamo, non velocissimo. Non possiamo abbattere le città, no? Non potremmo pretendere milioni di persone, Roma fa milioni di persone, ma poi voglio dire ci sono milioni di abitanti in città, in nuclei che sono diventati dei cimiteri a cielo aperto, dei reali cimiteri, perché la gente che ci vive e che pullula in quelle città non possiamo dire sia viva, cioè sarebbe veramente un'esagerazione considerarla viva. E peccato, il peccato vero è che quella stessa gente non se ne renda conto, non sappia di essere morta, crede di essere viva solo perché lavora, guadagna del denaro, mangia e opera e compie delle azioni che sembrano essere attinenti alla vita e in realtà con la vita hanno pochissimo a che fare. Sì, se questo è chiaramente il primo pensiero che fa la gente, perché è naturale, perché siamo abituati a pensare, ecco, vogliamo fare questo bellissimo progetto, quanti soldi ci servono? È la prima cosa che pensiamo, quanti soldi ci servono? Ma in realtà non pensiamo mai, vogliamo fare questo progetto, cosa sono pronta a dare io al progetto? Siamo già nell'informazione reverse e storta, ok? Ti voglio rispondere semplicemente con un paio di accezioni film, ok? Ti rispondo coi film. Allora, un film è Matrix, che è un classico, ok? Ti ricordi cosa mangiava, con che cosa li nutrivano i bambini dentro, con se stessi? Quindi a un certo punto, attenzione, la natura mangerà se stessa, nel senso che stanno mangiando i grilli, ok? E l'altro, veramente il progetto va molto oltre. Ma certo, ma io non voglio vedere la cannibalizzazione della società. Ma l'hanno già fatta. Va oltre i grilli. Vogliamo parlare pure di questo. Sono veramente dei vignè adesso. Se li mangiano. I nostri figli se li mangiano. 8 milioni di bambini che spariscono all'anno, dai via. L'ambulanza verde di quando ero tempo in nera, di quando ero piccola, io non te ne più. L'altro film invece è Avatar. All'ultimo, quando tutto sembrava perso, tutto sembrava finito, e lei, no? la protagonista, sta dietro un albero parlando con lui, che ormai quella con l'elicottero era caduto. L'albero della vita, no? No, lei stava dietro un albero, no, stava proprio dietro un albero, perché loro volevano distruggere la vita, perché questo è il senso di tutta questa storia. E vabbè, diciamo che l'emblema di quell'albero racconta tutto il film, e basta quello, okay. E il ti vedo della connessione della coda, esatto. È tutto il film. Esatto. Ma lì, in quel momento, lei sa che sta per morire, perché soccombe, ci sono le macchine, certo, sì, che sì, ci vanno contro, ci vanno contro. E lei dice, ok, è finita. A quel punto, l'animale, quello che inizialmente, all'inizio del film, metteva più paura, era terrificante, le zanne, le unghie, gli si avvicina e lei mi dice, lì per lì uno del film dice, oh, cioè non viene mai da solo, no? Cioè quelli dietro che mi fa, oh, arriva pure questo, chi mi mangia prima? E invece lui cosa fa? Si ginocchia, la fa salire sopra e diventa il suo strumento. Attenzione che la natura ha permesso tutto questo perché noi abbiamo, capissimo, e non solo perché noi abbiamo dato il consenso che succeda tutto questo,
Nel momento in cui il consenso non c'è più, la natura si riprende i suoi spazi, e quando se li riprende, abbiamo visto, anche se indotto, quello che è successo in Emilia Romagna, quando la natura si riprende i suoi spazi, ti dico, sa anche quello sì e quello no. Sa anche quello sì e quello no. Certo, perché quello sì è agganciato già a lei e alle sue leggi. Quello no è già non esiste più, non c'è più niente là dentro. La natura ha una sapienza che non è indotta, è in sé. È in è sé. Perché è. Non è perché deve essere o impara a essere. È semplicemente. Altrimenti, lo dico, ci vedremo tutti di là, se c'è un di là. Perché il senso di tutto questo è la fine della vita. Quel trance che non dobbiamo dire porterà al robot che sovrasta Homo. E questo casa hanno già prodotto degli uteri sintetici. Siamo ora, senza voler abbassare l'energia di questa giornata. No, lo sanno tutti, lo sanno bene. Sì, no, poi anzi, lo spazio è aperto alle domande. Ci sarebbe anche da aggiungere un particolare. La questione legata, che secondo me è parte del fraintendimento, sul motivo per cui tutto quello che sta accadendo negli ultimi 3 anni si sta svolgendo, che non credo sia il denaro, no. Il potere e neanche la depopolazione. Sono mi spiego. Se la volessero ottenere in breve tempo, e torniamo all'economia reale, il minimo sforzo per ottenere il massimo risultato, potrebbero tranquillamente, perché gli strumenti già esistono, non so, utilizzare altro. Non voglio dare delle idee, cioè non qui, non in TV, però esistono strumenti per farla finita. Distruzione di massa. In pochissimo tempo. Beh. Alzando una frequenza, senza dare idee, tanto non c'è sicuramente bisogno dei nostri o dei miei suggerimenti. Quindi ci si chiede, viene da chiedersi, beh, allora perché non lo fanno? Se il punto era fare spazio, rimanere in pochi, perché tutta questa tarantella, tutto questo circo? Ma che bisogno c'è? Ma guardate che non c'è bisogno. Tirare meglio di noi. Tirare meglio di noi. Hanno bisogno di energia. Brava signora. Ecco. Ci volevo arrivare. Perché il gioco fico, il gioco interessante è intanto è rimanere sulla piattaforma e fare la partita, perché sennò gioco a squash, sto da solo con la palla, il muro, gioco, però dopo un po' mi rompo, no? Se non mi va di giocare a tennis, perché non voglio avere l'interlocutore, gioco al tennis finto, mi metto davanti al muro con la racchetta e gioco. Dopo un po' mi annoio però. Quindi credo che il punto sia, su questo magari qualcuno di loro sa che ci si è accorti di questo, non so, è proprio continuare a giocare per alimentarsi di prelibatezze, e le prelibatezze, noi siamo le prelibatezze, già, e soprattutto in tutti i sensi, qui, in tutti i sensi, in tutti i modi, ma soprattutto in modi freschi. Quindi la prelibatezza è non solo organica, senza entrare nel particolare, ma soprattutto energetica, anzi quella organica di cui non voglio parlare è sostanzialmente energetica. Esatto, perché tutto è energia. Cioè, che bello mangiare, poi certo rimanessero solo loro sarebbe una gran noia. Il giochino sarebbe che poi inizierebbero a mangiarsi tra di loro, a mangiarsi energeticamente. Già in qualche film distopico, neanche più di tanto, questa realtà l'abbiamo vista, ce l'hanno già presentata. Preannunciata, predittivamente messa in onda. Tutto è stato già raccontato, disegnato, cantato, scolpito, dipinto, messo in prosa e in poesia. Tutto. Non c'è più null'altro da dire, solo continuare a giocare, però ciascuno con le proprie regole a questo punto, credo. Brava.
e questo è quello che stiamo facendo. Intanto, e in concreto da dove si parte? Così chiudiamo la serata e apriamo si parte alle domande. Di mettersi in contatto con la propria terra, perché lì noi ci piace abbracciarci, ci piace stare insieme, ci piace parlare a quattro occhi, ci piace incontrarci per aiutare chi arriva adesso a comprendere meglio il documento, a farlo diventare la propria dichiarazione. Ci diamo un supporto anche con due Zoom a settimana, una il martedì di assoluta integrità per la parte più spirituale, ma ora stanno diventando tutt'uno, e una il giovedì, e diciamo che il primo contatto è il sito www.noieiosono.com. Al di là delle Zoom, quindi degli incontri virtuali, mi sentirei di così lanciare un semino, credo di fare anche di parlare anche al tuo posto, non lo so, magari poi mi sgridi, se mi corrigerai forse nel dire: chiunque di noi abbia un sogno da realizzare, lo trasformi in visione, cioè inizi subito a costruire, a disegnare dentro, perché il sogno, se resta tale, rimane nel mondo, è utopia, rimane nel mondo onirico e purtroppo non mette le gambe. È difficile passare dal sogno alla visione, però magari non da soli, magari avvalendosi di chi inevitabilmente, perché non è che si è tutti uguali, c'è chi più ha più esperienza, chi si sa muovere meglio, chi ha tante idee, tanti sogni e non si sa muovere, quindi diciamo che la comunità è anche questo: quello che tu non hai ce lo metto io, quello che non ho io ce lo metti tu. E è quella la comunità. Insomma, però ripartendo dalla via, dal quartiere, dal comune, per esempio una città come Roma, se solo partissi dai quartieri, e tu sai che c'è un progetto anche sui quartieri, però basta parlare di progetti, direi di sgrammaticarci, io sono una maniaca della parola, e togliere, diciamo, dalla coniugazione dei verbi due modi sostanzialmente. Due tempi, anzi, no, è anche due modi: il condizionale, perché il condizionale è un modo, un tempo, e un tempo che è il futuro. Ecco, cerchiamo di abolire condizionale e futuro e di utilizzarli solo per garbo, per bon ton, perché quando ci esprimiamo abbiamo insegnato ai nostri figli fin da bambini che l'erba voglio non esiste, no? Neanche nel giardino del re. Quindi un bimbo che dice voglio l'erbina, no, va sgridato. Allora gli si insegna a dire vorrei, mamma, per favore, la melodia, vorrei. Ecco, sono gli unici casi in cui dobbiamo proprio farci un mantra, in cui accettare il condizionale. Per il resto cominciamo a parlare al presente, all'indicativo presente. Non ti devo sgridare, ti devo ringraziare, perché questo è il finale a ciliegina. Vivi il presente, perché è qui che puoi mettere le cause per il futuro, sapendo quello che hai fatto nel passato. Quindi attenzione, invece di vivere in un mondo di effetti messi da qualcun altro, gli effetti eseguiti, noi abbiamo messo quelle cause, ma ha molto indotti, invece di quindi subire quegli effetti, allora impariamo a mettere le cause, quelle giuste. Ciascuno, uno, perché ognuno di noi, un uno più un uno sono due uni, diciamo che... Uno all'ennesima potenza, è sempre uno però, Esatto, è sempre uno, ma è uno, è tanti uno, non esiste il collettivo di per sé, no? Un'anima collettiva esiste perché si è già rarefatta in tanti uno, quindi se ognuno mantiene le sue peculiarità, pur essendo intanto mantenendosi connesso alla fonte, quindi è nell'unone, nell'unone, esatto. C'è ognuno, ma ogni un uno vicino a un altro uno, vicino a un altro uno, diventano un milione di uno, che sono alla fine la mentalità e l'energia di un milione insieme, quindi è un'unica energia. Ma sono anche un milione di energie messe insieme.
che diventano l'energia di un milione, ma sono sempre milioni di energie singole. Sì, su questo io ti concludo. Singole connesse. Ok, allora in realtà quando parliamo di matematica, 1 più 1 fa 2, più 1 fa 3, più 1 fa 4, no? Ma quando gli uni si uniscono, non è 1 più, è 1 per. Sì, esatto. Quindi in realtà quando 1 per 1 fa 1, per 1 fa 1, per 1 fa 1. Ma però quell'uno, è quell'uno amplificato, quell'uno è elevato uno. A potenza. È l'uno non del tutto. Esatto. Tutto è uno, vuol dire che tutto è quell'uno. Quindi non è un uno piccolo, è un unone. Esatto, quindi è la coordinata cooperazione di quegli uno o uni che fanno in modo che si manifesti quello che no, tantissimi, tuttissimi, perché mi dicono ma ci vogliono i numeri, attenzione, ci vuole la convergenza, esatto, no, ci vuole la forza dell'intento in uno, l'intento focalizzato. Poi facciamo il gioco della sedia, l'intento lo facciamo, l'intento focalizzato cosa significa? Significa che, e questa è un'altra delle problematiche dell'autodeterminazione oggi, e poi concludiamo, ci saluti e mi dai appuntamento un altro momento dopo il trasloco, dopo i dopo lavori, il trasloco, dopo, dopo, lavori, dopo quello che dopo il libro, dopo tutto. Esatto, il problema è che l'intento non è per tutti uguale. Questo. Noi pensiamo che l'intento degli autodeterminati sia per tutti lo stesso, non è così, perché non è l'intento del collettivo, della moltitudine, è l'intento del singolo. Io, mentre qui ecco perché noi vuol dire che più di uno hanno deciso che l'intento è quale? Qual è l'intento? Basta, l'intento è si torna a casa. Ma già se ci fosse un bel basta, detto anche in silenzio, solo pensando. Ah, poi l'universo è muto, dici. L'universo è muto, che non è vero, perché è anche quello, il silenzio non esiste. Ma perché vabbè, è frequenza, lì, vabbè, altro capitolo, non si può. Però già il pensiero concentrato e condiviso di quel basta, anche solo noi qui insieme questa sera, già manda un segnale, già manda un faro, già manda un segnale, quindi un basta qui, un basta a un chilometro. Beh, ma qua. Sai, dicono basta, Anita, anche quelli che sul burrone pensano di fare, quel basta, non basta. No, ma il basta da qui. Bravissimo, allora. Il basta sentendo la saturazione di qualcosa che non può esistere perché è contro natura, solo semplice, molto facile. È facile. Esatto. E noi abbiamo un intento, ok? L'intento di questo popolo è vivere sotto le uniche leggi, che sono quelle cosmiche, in ordinanza di legge naturale qui. Quindi tornare, no, al gonnellino, ma alla natura. Perché quando l'uomo ha ceduto la terra, ha ceduto se stesso. Ma questo vorrebbe dire chiudere cosa? Tutto, tutti i negozi, tutti i supermercati, no. Le catene commerciali, no. Gli studi notarili. No. Dimenticate che io sono qui in veste di provocatore. Esatto. Devo portare le domande fastidiose. No. Che si fa? Si chiude tutto? No, si chiude quello che non serve. I notai, gli avvocati. Quello sì. Aiuto! No, diciamo che... Ti dico questo, Anita, dal 2013 che io attendo, che qualche avvocato, qualche notario, ultimamente sì. No, però dai. Ultimamente, molto ultimamente, più di ultimamente di quanto pensi. Ma che cosa c'è lì? C'è la paura di perdere, cioè, ti faccio questo. Però è un sistema. Eh sì, è patente, è schiavista. Allora, o io per mantenere il mio status quo, e non ce la raccontiamo, sono colluso col sistema e faccio passare tutte quelle cose perché sto zitto e mi guardo da un'altra parte e lì mi spiace, no grazie, oppure io so
che la mia competenza può servire ad altro. Tutti abbiamo talenti, tutti abbiamo talenti. Quindi non stiamo dicendo che te devi morire perché facevi l'avvocato o il giurista o il giudice o il notaio. E tu che hai sempre rubato tutta la vita, hai vissuto di espedienti, hai ammazzato, hai stuprato, che fai? Intanto stanno fuori pure adesso normalmente. No, sono fuori, no. La domanda, no, la domanda. Adesso c'era il motivo di fare questo perché c'era chi ha tanto e chi non ha niente. Ma quando tutti quanti non hanno nulla più, no, e hanno tutto, abbiamo già tutto, anzi abbiamo già tutto, dobbiamo fare i conti con una società che ancora ammazza quel ragazzo, attenzione, dire, no? Attenzione, cioè, scusate ancora... così non riusciamo, perché non si sente dal microfono, ok, cioè, perdonate, allora riporto, no? Quindi noi abbiamo già tutto. Allora, cosa vuol dire? Che questo sistema crollerà sotto le macerie di OPPT? No, no. Questo sistema è già crollato perché è contro la vita. Quindi chiunque si schiererà o si schiera, perché schiererà il futuro, no, lo eliminiamo, perché si schiera ogni momento, noi prendiamo la scelta e la decisione, si schiera con la morte, non potrà che morire. Perdonami. Questo vale anche per molti dei nostri figli, dei nostri vale per tutti. Degli amici dei nostri figli, perché soprattutto per i giovani sarà, è difficile, no? Sarà, è difficile fare i conti con, non so, un'iniziativa da portare a termine, un concerto da organizzare, un evento da mettere in piedi. Vaglielo a raccontare a un giovane che no, non deve chiedere l'autorizzazione, non deve fare questo, non deve fare quello. Sì. Quindi credo che ci sarà, diciamo, una sovrascrittura che prenderà il suo tempo. Tutto. Ma già c'è, già siamo in questa che fase. Prenderà il suo tempo. Sì, ripeto, sempre che la madre, così io la chiamo, sempre che la madre sia d'accordo. E beneficeranno anche i giovani. Esatto. Se poi andiamo a guardare quanto tempo, allora lì parliamo di Cronos. No, no, ma come non esiste? Parliamo di Cronos, che mangiava i suoi figli perché aveva paura che lo uccidessero. Quindi, intanto io ti ringrazio, penso a nome di tutto il popolo, di questa giornata, perché è piaciuta veramente tanto a tutti. Guarda come che bei visi soddisfatti. No, no, non ce l'abbiamo il gobbo. Senza gobbo. Salutaci con i tuoi modi, perché sei meravigliosa, ti ringrazio tantissimo. No, grazie a te. Grazie a noi, allora, perché grazie, mi piace dire così. Grazie a noi. Grazie a noi. E alla prossima. Grazie. Ciao. Grazie.